Perché io volevo tutti gli effetti, eccetera. Sì, so che c'hai un impianto che tipo ci potresti mandare avanti una serata arciupito invece di. Bene, allora ho complicato ancora di più l'impianto, va bene? Perché ce n'era bisogno. Perché ovviamente ce n'era bisogno, altrimenti non. Cioè, quell'audio lì che c'avevo io, diciamocelo, era chiaramente insoddisfacente. Faccia di Cioè, serpente, scusami. Faccia di serpente, per ottenere quel risultato lì dovevo accettare dei compromessi che adesso non sono più disposto ad accettare. Giusto per curiosità, cosa hai aggiunto? Giusto quello. Ho aggiunto un pezzo extra all'hardware, cioè funziona in questo modo. Allora, prima avevo trovato, diciamo, un escamotage, nel senso che usciva l'audio dalla console, ok? Io ho due tipi di uscite dalla console. C'ho l'uscita a doppio jack, ovviamente sinistra e destra, e c'ho l'uscita RCA, sinistra e destra. E siccome è in grado la console di farmele uscire tutte e due contemporaneamente, allora due ce l'ho attaccate alle casse, agli altoparlanti, e le altre due invece le facevo uscire dalla console e le facevo rientrare nella console in un altro input. Ok, e invece ora? E il problema era che quell'input lì si aspettava un voltaggio diverso rispetto all'input che esce come, diciamo, come segnale audio. E quindi c'era quel rimbombo che io cercavo di ridurre o comunque neutralizzare con un'equalizzazione brutta. Quindi c'erano tutti gli effetti, c'era la compressione, ma rimaneva comunque una sorta di bu, sai? Beh, sì, era un po' saturo. Sì, era estremamente sporco il suono. Ora ho complicato ulteriormente il sistema. Allora, Beh, da però il un'età. risultato è migliore, se vuoi sapere la mia. Sì, chiaramente è migliore perché ho voluto fare le cose in grande stavolta. Allora, dalla console adesso. Mi Quindi. Mamarelli, no, scusa. No. Allora, in pratica, adesso funziona così. Ok, il microfono a condensatore mi entra nella Oddio, ah console. no, ok. Cosa? No, No, non mi niente. entra nel sedere. Quello penso per la prossima versione di questo. Esce proprio. Sì, è alla fine di tutto l'impianto, sì. Insomma, mi entra nel sedere, poi esce dalla bocca, mi va a finire nella console, e la console quindi entra nella Digital Audio Workstation che ho qui, di FL Studio, tutti i filtri, quindi che ne so, quando compare qualcuno così, no? Roba del genere. E mi esce di nuovo dall'audio, stavolta non RCA, ma stavolta jack. Mi esce dal jack, mi va a finire dentro il mio registratore portatile, quello che ho acquistato di recente per Cazzo girare. che? Cosa? Per trattino cazzo trattino che proprio? Che per. Per registrare i suoni dell'ambiente oppure magari per registrare cose mentre sono in esterni e mi serve un Ah, ok, la microfono. domanda fosse perché ti sei comprato il registratore. Infatti, la domanda è perché ci devi passare per fare il podcast? Ora te lo spiego. Perché quello accetta il jack normale, quello insomma, il jack quello classico. E da lì, siccome c'ha degli amplificatori a modino, quello, perché non è di quelli scacciosi, è di quelli professionali, passa da quello che tra l'altro è alimentato tramite USB. Quindi non devo nemmeno tenerlo attaccato con le batterie. Passa È da la quarta quello. subordinata, ti prego, Sì, raggiungila. e c'ha l'uscita. L'uscita ce l'ha di tutti i tipi, tra cui c'ha l'uscita della a mini jack. E dall'uscita a mini jack vado a finire nell'ingresso jack del computer. E quindi quell'uscita lì diventa l'ingresso poi che io uso per parlare con Quindi voi. stai usando un microfono ambientale da svariate centinaia di euro per fare da adattatore, in pratica. Un registratore, sì, un Sì. registratore Sì, ma che non è. non è un vero e proprio adattatore perché cambia il voltaggio nel mezzo. Ah, vabbè, sì. Non so bene in che modo, però cambia il voltaggio. Cioè il C'era. segnale che è pensato per essere un output lo faccio diventare un segnale pensato per essere un input. Quindi in realtà sì, è qualcosa di più complicato. Però funziona bene. Chissà se ai nostri spettatori è piaciuta questa intro tecnica. Sì, e benvenuti a questa nuova Puntata puntata di di Facce facce di di. Serpente, Facce di Tecno Serpente. Bravissimo. Ok. Con.
Andrea, Andrea, saluta. Mi sono già pentito di essere tornato. Ok, però ho apprezzato che non abbia fatto ciao, perché ha capito benissimo che quello si fa solo alla fine. Solo alla fine, no. Sono cose importanti. Buonasera Andrea, bentornato tra di noi, come va? Tranqui. Ok, grazie per averci... È stato bello stare lontano per questo. Vabbè, spero che sia stato bello per i motivi che non fossero inerenti a noi. Oddio, forse anche un po' sì, però insomma... Cioè, avevi i tuoi motivi, insomma. E noi avevamo i nostri motivi, tra l'altro, per avere Kirtar 2 volte di fila. Sì, i vostri motivi sono che siete degli handicappati. No, siamo degli autolesionisti. Handicappati. No, noi ci vogliamo dire gli autolesionisti. Lui è l'handicappato. Capito, Kirtar? Capito? Poverino. Ma chi è l'handicappato? L'handicappato o chi si serve dell'handicappato? L'handicappato. Hai ragione. Lo dice la parola stessa. Ti sfido a dimostrarmi il contrario. Mi hai fatto dire sfido 3 volte e ho sputato sullo schermo. Che schifo. Come chi è quello più triste? Quello che gioca a carte al bar o quello che guarda quello che gioca a carte al bar? Quello che guarda. Arista, probabilmente. Sì, che non può vedere chi gioca a carte perché è senza occhi. Esatto, mamma mia, che tra l'altro mi ricordo tutte le volte che ci sono andato per tipo 5 anni di fila a fare le prove col gruppo alla sala prove a Filettole, ed era bellissimo perché Filettole è in mezzo a niente, era il circolo Arci di Filettole in mezzo a Monti, e la cosa era suddivisa in questo modo, cioè piano di sotto vecchi che urlavano bestemmie giocando a carte e urlandosi addosso, ma incazzati con una rabbia viscerale che solamente i bambini e i vecchi possono avere. 15 e 18. Era una cosa fantastica, nel senso che te dovevi passare di lì, e poi al piano di sopra c'erano tipo 3 sale prove, quindi di sotto tutti i vecchi che si offendevano, di sopra dei casino, rock and roll, gente fumava le anna, diritto. Era questo ambiente surreale, poi scendevi di sotto e ti facevi tipo un ponce, si metteva a sedere in mezzo ai vecchi, facevi una partita briscola, poi risalivi e continuavi a suonare. Era un'esperienza di vita... Un po' come la tua vita, Andrea, su Vereto, insomma, voglio dire. Ah, ma era qui la gente non si bestemmia. Assassetta era così. Io sono, praticamente, io sono nato a Sovereto, poi mi sono separati, mio padre è andato a vivere in mezzo a nulla in agriturismo, e mia madre viveva a Sassetta, in questo paesino in mezzo a monti, con veramente un pugno di anime. E ovviamente era un paese in mezzo ai boschi, in montagna, e cosa farà la gente? Caccia. Ah, pensavo che stemmia. Ovvio, quando caccia, perché si ammazzano tutti i monti, ogni muore uno perché si prendono... O si sparano a vicenda. Sì, infatti. Ma è come Fantozzi che cacciano in 100 metri quadri, cacciano in 6.800 cacciatori. Che angoscia, ma mi faceva paura, ve la scena vicino. Ognuno mi dava... Vabbè, scusa, vai. No, era una scena abbastanza simile. No, vabbè, non si fa per scherzare, ma sono cose tragiche. Ci credo. Anche ragazzi giovani. Un megalomane noleggiò un aereo da bombardamento. vabbè, quindi sì, nel senso... I cacciatori quando non cacciavano, perché purtroppo non è sempre stagione di caccia, stavano a giocare a brisca, e io passavo le giornate, perché siccome l'età media sia su Vereto che a Sassetta è 84 anni e mezzo, e non sto scherzando, perché i più vecchi ce n'hanno 150, quindi. Ma te scherzi, ma io ogni volta che esco di casa, tipo la macchina passa davanti, sai, cioè, i tabelloni con gli annunci funebri, no? Con punteggi proprio, e l'età media di quelli che muoiono è sempre dagli 84 ai 93 anni. Sempre. È salute. È un muoiono. Che cazzo? Se mio nonno ha 88 anni e continua a lavorare nei campi, io sono 25 e voglio morire. Beh, tuo nonno voglio sperare con tutto il cuore che sia una persona particolare, perché vuol dire, tuo nonno è quello che bestemmia di continuo, offende la tua nonna e è fisso a lavorare nel campo. Però è tipo la persona più buona del mondo. Sì, è l'esempio più tattile della vita in campagna. Comunque niente, giocavo a brisca, sono cresciuto giocando a brisca con questi, con i cacciatori, e mi era preso anche un po' di gallo perché mi facevano vincere, perché avevo tipo 8 anni. Si credevi grosso. E io un giorno dissi, tutto contento, dicevo, ora se vincete vi offro la cena, e mi hanno aperto un culo come un paiolo. E ora devo ancora offrire la cena a questi qui, e me lo ricordano tuttora, uno me lo ricordo, che l'altro purtroppo è morto, però questo qui io lo devo portare, cioè, infatti ora come ne avrò il lavoro, spero un lavoro, no, lo porto a cena. No, vabbè, mi dispiace che siamo rimasti in buoni rapporti. Perché vuole la cena, mia moglie.
Ah, vabbè, che voi dovreste conoscere questo elemento, tipo alto 1,60 m, si chiama Irvano, cioè è tipo, sembra Com'è che si Giacomino, chiama Irvano? Irvano, Motore? sì, sembra Giacomino, se lo vedi da dietro, tipo, solo che è incazzato, bestemmia di continuo, ma proprio come intercalare, chiaro. sai, no, si usa, tipo, hai mangiato la pasta? Io maiale, tipo. Sì. Cioè, è proprio un sì, capito, è diventato. E poi ha tutte le vene del corpo tipo in rilievo, tipo, è venosissimo. Deve, perché è teso proprio tutto il Sì, ma tempo. proprio è un tempo incazzato come una miccia. Ebbene, lui, suo fratello e suo nipote bestemmiano tutti come turchi. E un giorno hanno portato il prete a pranzo. Hanno Come? invitato. Bestemmiava anche lui. No, hanno invitato il prete a pranzo e ha fatto: ma com'è andata? E ho detto: bene. Abbiamo mangiato, zitti! Ci credo! Tutti in un angolo. Oh, t'a posto. Sì. Sì, no, tipo, un giorno gli si portò mia sorella, sì, Iria era piccola, all'epoca aveva tipo 2 o 3 anni, e il suo fratello, che si chiama Luca, disse tipo, ometterò le bestemmie, però disse tipo, oh bestia, stai attenta a questa bimba che si fa male, no? E il vaso si e disse tipo, io maiale, come modo di parlare alla bimba, cioè, Perché non te ne rendi conto? Perché là per là ti gira il cazzo, quindi se ti gira il cazzo, ce la metti la bestemmia perché viene proprio da dentro. Poi te ne rendi conto un attimo dopo. bellissima. I toscani, i cacciatori in particolare dei paesini, sono veramente qualcosa che dobbiamo preservare. Dobbiamo mettere in delle riserve naturali e farli bestemmiare tutto il giorno. Ma pensavo a farli cacciare a vicenda. No, è come li preservi, ho capito. Infatti durerebbe poi. Va bene, resterà soltanto uno. Fai tipo, non so, qualcosa di Esatto. incredibile. E Ultimo. l'ultimo ne fai tipo un calco in gesso Sì. e Sulla poi lo fontina tiri. aumenterebbero le bestemmie, però insomma. Last Hunting Hero. Ah, va bene, insomma, dai, questa introduzione verace è durata tipo un quarto d'ora, No, quindi. introduzione. Oh, piano, perché Paolo, insomma, che tu sia un pezzente o un ben abbiente, arricchisciti nel corpo e nella mente con questa puntata di Facce di Serpente. Ti mancava perché per due podcast di fila non hai potuto, non hai avuto modo di poter fare la intro sbilenca che ormai ti caratterizza. Sì, no. È perché c'era Kirter. Se c'è Ah, Kirter, con le manie di protagonismo, Kirde. ma non è questione. Se c'è Kirter, chiacchiera Kirter. Quando chiacchierano Vellarti, chiacchiera Kirter. Quando È chiacchiera che ha un Kirter, neurone solo ed è abituato a parlare da solo, quindi ti voglio bene. hai laggato mentre lo dicevi, quindi penso che ci sia stata tipo una censura involontaria. Ti voglio bene, però tranquillo. sì, no, ma vabbè, Ma fatemi presentare almeno voi due, ragazzi. Anzi, ma certo. vi dirò di più. Vi presenterò. Vi presenterò così. Non c'è nessun effetto, sappilo. Davvero? Esatto. È solo te che fai la vocina e fai la figura del coglione. No! Avrei voluto stare zitto per continuare a far fare questa figura, ma Sei un faceva coglione, male. infatti, Andrea. Ho Faceva sbagliato male. qualcosa allora. Stavo No. soffrendo come uno La stronzo. dovevi lasciare finire, la dovevi No, far parlare 10 minuti. sì, ma lo Aspetta. stigma non ci sono io perché io ci sto troppo male. Fermi. Ma quando parlo così non sentite differenza? Porca Esattamente. nessuna. miseria, devo aver sbagliato qualcosa allora. Vabbè, pace. Aspetta, ma UD. quale input sto utilizzando? Tu non lo sai quanto mi hai fatto soffrire, Brody. Cioè. No, No! sto usando l'input sbagliato. Fermi allora, Sì, fermi. ora devi far puzzo, eh? Fare il puzzo è un'accezione Bla 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 toscana bla bla bla. tipica delle mie parti, che Mi sentite significa. meglio? Bene, uguale. Dai, ti si sente come si sentiva prima in tutti i Vellarti, cioè nel senso, con tanto di rumore di vino di sottofondo, compressione folle. Porca miseria. Addirittura c'è l'eco, Ora c'è addirittura. l'eco da cattedrale. E allora, Ecco, sì. esclusivamente per questi minuti, farò l'intro così, poi rimetto l'audio come prima. Va bene, ma non la anta per 5 minuti perché ti caccio prima. No, di meno, solo un minuto. Va La bene. scrimacchino è tornato e noi lo amiamo così. No, 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 no. I love you, my friend.
Eccolo. Ok, sì. Grazie. Direbbe il buon Vladi se fosse ancora se in vita. Se fosse presente. Faccio io. E invece... E se fosse presenti, dall'altro. Chi è questo ora? Chi cazzo è? No, è lui! No, è lui già subito dall'inizio! Subito dall'inizio! Sempre a noi, sempre a quest'ora ci deve rompere i coglioni. Sono 2 settimane che facciamo il podcast a orari e giorni diversi, sempre qua. Ma che cazzo? No. I always try to call you, it's always busy. Ma lei non ha una vita, No, of course, I'm all alone, mon frère. Si riconosce dalle sue, dalla qualità dei suoi hobby, insomma. Otherwise I wouldn't touch little dead boys. Aspetta, come little? No, I was just kidding. He's very old, mon frère. Secondo me lei, Obladi, ci nasconde qualcosa di veramente, veramente strano. Of course no, mon frère. Of course non. Obladi, Oblada, je suis Spanish. È tipico. Je live in the Sagrada Familia. Sono soltanto io che penso che lei abbia la stessa cultura geografica di Vladi, proprio lo stesso livello, pari pari. Oh mon dieu, je ne sais pas mon frère, mon ami. Senta, lei lo conosce, lei sostiene di averlo eliminato, quindi lei lo conosce, quindi non veniamo qua. Of course, I was hired to track him down, mon frère. Ma da chi? Dal legale? Of course, mon frère, do you want to know? Ma quindi... Eh sì che voglio sapere, vai. Do you really want to know his name? Che cazzo, sì? Sono mesi qua che andiamo avanti. Qual è il nome del legale, forza? Then you should ask him, how should I know, mon dieu? Ma no, l'ha ingaggiato! So lo... what? E quindi non sa il nome? Of course not, mon frère. Oh, mon dieu. You're so sick, you're a pervert. Senta, lei è Vladi, non prenda per il culo. No, mon frère, of course not. Vladi is over here. Do you want to speak with him? Ma allora non è morto. Oh, well, he's actually dead, mon frère. Do you want to speak with him? Come? In che modo? Fa una seduta? Cosa fa? Lo evoca? Let me pass him the phone. Addio. There's someone for you. Ma sono 2 settimane che dice che è morto e che è stato ucciso. Una lì alle cose. There's someone for you on the telephone. Oh, sorry, I forgot he's dead. He can't answer. lei sostiene di avere una carriera come assassino che va avanti da un po', no? Because je suis un assassin. J'ai tué Abraham Lincoln. Ah, proprio lui in particolare. Quindi deve avere anche una certa età, lei. No, I'm pretty young. I was frozen in time, mon frère. I like to hike. And I hiked in the very far mountains of the Spain. Io le vorrei far notare che tutta questa cosa, è scritta di pari passo con la storia di Vladi, sembra la storia di Vladi solamente ambientata da altre parti, se ne rende conto che lei non è credibile. It doesn't matter, mon frère, if I'm credible or not. It's my life, mon frère. It's now or never. vabbè, ovviamente. Because I'm gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. So? It's my life. Le ovvietà fanno sempre ridere in una maniera fottuta. I hiked in the very tall mountains of the Iberic Peninsula. Quindi, hundreds of years. A parte che non, sinceramente non dovremmo star qua a perdere tempo con lei, voglio dire, abbiamo saputo il nome del mandante, quindi lo si potrebbe contattare un attimo e magari cercare di vedere se ci spiega il perché. Però quantomeno non le ha detto il nome, ma le ha detto almeno il perché, oppure lei non ha fatto domande. Quando of course, è? Oh, tell me why. Ce lo dica. Voglio dire, qual è il come no? I don't want to speak with you. Stop calling me in the middle of the night, mon frère. Andrea, ma I'm trying to touch a dead body.
Ma lo puoi fare? Ma cosa? Actually, you're right, I can do it while we talk. Sto facendo tutto da solo, non c'è nessun morto. It's pretty good, actually. Fresco, eh? Stando a quello che ha detto lei, è morto tipo 2 settimane e mezzo fa. It's starting to stink a little bit. But I live in Spain, everybody stinks here. È il caldo, no? We don't like to use deodorant. Ok, quindi non ce lo può passare, eh? Proprio morto. Of course I can pass you on the phone. Do you want to speak with him? Certo, ce la passi. Wait a second. Quanto deve durare sta cosa? Mi sono rotto coglione. Voglio vedere dove arrivo. 9 minuti. Just a second, I think he's asleep. Ma è morto. Glielo dire, ci rimane male, magari. Io voglio capire se c'è una risoluzione di questo. Oh mon dieu, it's very cold. Ambulance. Cos'era? Come finita? Io penso che secondo me è morto Bloody proprio questa volta. È inciampato in casa, incidente domestico. È stato suo padre e l'ha ucciso. No, è che c'ha tanti di quei fili, casse e cose in mezzo alla stanza che E niente. Paolo, ora davanti sei te che devi fare Bloody e Fernando. No, my friend, sì. Che poi penso sia stata la prima volta che è stato rivelato che il cognome è Obladà, per quanto fosse abbastanza, voglio dire, ovvio, però... Beh, sono parente di Lenin. Obladì Obladà. Ma vogliamo continuare e poi... No, aspettavo che la facessi te, voglio dire, visto che te hai fatto l'inizio della citazione, ti lasciavo la parte focale, no? Ma non dobbiamo fare citazione, dobbiamo fare un podcast. Cioè dobbiamo fare il podcast, ma noi siamo qua, allora aspetta, abbiamo aperto 3 ospiti in un colpo solo. Ho perso Bloody, sì, Vladi... Se continuiamo ad aspettare ne perdi 4. Gli altri 2 chi sono? Te? Abbiamo perso 3 in un colpo solo, ne perdi 4, gli altri 2 vanno rimati. Mi sentite? Adesso sì, però sei sparito per qualche minuto. Ah sì? Sì. Ah, questo deve essere dovuto al fatto che quell'aggeggio fantastico che sto utilizzando è spento in questo momento. Sì, ho capito, ma... guarda, io non ti aumento deve più. Deve essere andato il risparmio energetico perché non l'ho usato per tot tempo. Ecco perché non mi rispondevate più, stavo parlando da 3 ore. E non ti si sentiva, vedrai, sei un po' una fava. Vabbè, comunque sì, ci abbiamo messo anche i problemi tecnici nel mezzo, giusto per creare ancora più mistero nei confronti della storia di Vladi. Siete rimasti, scusate, perché io ho seguito tutto, perché ero in chiamata con lui. No, vabbè, noi abbiamo sentito finché c'è stato il tentativo di metterlo in comunicazione e poi niente, non si è sentito più nulla. E vabbè. Abbiamo sentito ha chiamato l'ambulanza. Ah, è vero? No, niente, poi ha detto che non c'era bisogno perché si è accorto che era morto. Ah! Vabbè. Bloody, fai queste introduzioni che così almeno prima della fine... Le introduzioni, le ho già fatte le introduzioni. No, vabbè, ma... Ah, vabbè, sì. In effetti sì. No, vabbè, le hai fatte un po' en passant questa volta, non che io mi lamenti, ma... In effetti, insomma, scusa, la gente deve sapere... La gente fatto, non sa chi siamo, non lo sa, non... Fortunata lei. E niente, quindi, despite all the negative, scriba con Fefe. Con Fefe, vabbè. Scusami, Da qualche parte con Fefe lo mettiamo nel titolo del podcast per forza, sì. Perché la gente deve ricordare, tipo tra qualche anno andrò io a rivedermi questo dato del podcast e troverò con Fefe e riderò come un cretino. Ma te l'hai visto che poi Trump ha seguito con un altro tweet? Sì. No, non lo so. In pratica, allora, quando tutto Twitter è esploso per questa parola nonsense, lui ha cercato di fare il furbone, ha fatto, ora per non fare la figuretta, ora gli dico che dovevano capirlo da solo, e ha detto, vi sfido a indovinare
che cosa sia Confef. Sì, ma non sei Gerry Scotti, sei il presidente degli Stati Uniti, che cazzo di tweet no, fai? Ha avuto delle risposte bellissime. Tipo, Confef è una parola utilizzata quando ti ritrovi in una posizione per cui non sai fare niente, ma devi continuare a farla. Per esempio, Donald Trump è presidente americano, it's nice Confef. Actually, it's already a sentence. That's a lovely Confef. questo idiota patentato ha cercato di no, l'avevo detto apposta solamente perché ora adesso dovete pensarci bene che cosa intendevo, e invece l'hanno sgamato che palesemente che non era vero. Ma chiaro, ma soprattutto io vorrei dire una cosa, ma lo gestisce, ti puoi prendere per i fondelli, ma lo gestisce lui in prima persona da solo? No, allora ci avrà un ufficio stampa. C'è l'account di Twitter di Donald Trump che gestisce lui in persona da solo dal suo cellulare senza nessun tipo di sistema di sicurezza. Questa cosa è fottuta nel cervello proprio. Sì, sì, sì. E poi c'è l'account di Twitter POTUS, che è President of the United States. POTUS? President of the United States. Ma è bello POTUS! La formula magica di Harry Potter. Madonna, POTUS con Fefe! Ocus POTUS. Ma POTUS conferme. Aspetta, dov'è il blocco note? Vieni qui. Ecco, aspetta, invio POTUS confefe, prego. Quello invece è seguito un pochino di più, anche se ovviamente le cagate che dice diventano anche ufficiali, quindi, insomma. Non penso che Barack Obama ci avesse una cosa del genere, voglio dire, era sì, tutto... Sì, quando era presidente c'aveva POTUS anche lui. E lo gestisce in prima persona? No, e lo i tweet dell'account di Twitter di Barack Obama venivano, alcuni, quelli che riguardavano insomma la nazione, venivano retweetati dall'account di Twitter di POTUS. Ok. Tra l'altro, se guardi i due account di Twitter, quello di Obama e quello invece di Trump, quelli personali, vedi una differenza nelle cose ma che ci dicono, crema, che ovvio. Abissale. Mentre Obama parla insomma del rispetto per le persone e tutto il resto, Trump dice... Parla dell'opposto. Trump dice il surriscaldamento globale è stato inventato dalla Cina per ostacolare la nostra produzione di automobili. Chiaro. Il problema è che ci crede. Il problema non è che ci crede lui, che ci crede il l'avvocato. Vabbè, noi veniamo da un paese che ti devo ricordare cosa succede ora in Italia, su cosa c'è il dibattito. Non lo so, su cosa c'è il dibattito ora in Italia. Beh, è sempre il solito alla fine: medicina, vaccini e omeopatia. Ma quello non è un dibattito, Andrea. Non vuoi vaccinarlo tuo figlio? Non lo vaccinare, no, quando muore in maniera orribile, cazzi. Il problema è che è successo proprio questo. Bene. Non per i vaccini, c'è stata una famiglia che invece di affidarsi alla medicina si è affidata a un medico che proibiva espressamente ogni forma di medicina e curava con l'omeopatia, un bimbo è morto per un'otite. E a me mi dispiace per il bimbo, però a loro gli sta bene. E no, il problema è che te ora poi vai a vedere e c'è il padre che è convinto di aver fatto bene. Perché far morire il figlio. No, il padre dice che non è morto perché l'hanno curato l'omeopatia, il padre dice è morto perché quando è arrivato all'ospedale che era incosciente perché aveva il pus che gli stava mangiando il cervello, gli hanno dato gli antibiotici. Sì, sì, quelle persone lì non sei in grado di convincere, lo so, perché insomma ce n'ho una in casa che è fissata con l'omeopatia. Quindi qual è il discorso, Paolo? Dici se non vaccini tuo figlio cavoli tuoi. Non è così, perché in realtà vaccinare è una responsabilità sociale. Il mio non è un discorso in cui credo veramente, il mio è un discorso dettato da odio profondo nei confronti di certe mentalità. Sì, sì, no. Però volevo puntualizzare il fatto che appunto quando l'immunità di gregge, come diceva Scriba, viene meno perché magari i vaccinati sono sotto una certa soglia, mi pare che questa soglia sia 90%. Sì, è stata alzata negli ultimi anni. Non lo sapevo sta cosa, sai? Comunque, sotto una certa soglia iniziano a ricomparire ovviamente focolari di foche di infezioni, no? E fin qui, insomma, torna il rischio. Però qual è il rischio vero? Metti che io sia un bambino
che sono per motivi completamente strani. Sei immunodeficiente e non puoi vaccinarti perché c'è una malattia, sì. Hai l'AIDS, per dire, o qualunque altra malattia immunodeficiente, hai il lupus, quindi se ti fai il vaccino muori, perché qualunque forma di contatto con un virus può essere letale, quindi non ti fai il vaccino, però l'immunità di gregge ti proteggerebbe, perché se tutti sono vaccinati, il focolare non nasce. Invece se te non sei vaccinato, perché non puoi, e gli altri non lo vaccinano, il focolare nasce, te ti ammali, e dato che sei proprio immunodepresso, muori. Ma anche più semplicemente se sei... che ne so, allergico a un eccipiente del vaccino e quindi non puoi usarlo. Ma questo scenario che hai descritto te, Andrea, adesso è quello che è successo, il bimbo è morto? No, no, sono lì, semplicemente avevano questo bambino, non l'hanno portato da pediatra negli ultimi 3 anni, perché si affidavano a questo medico omeopata, che tra l'altro poi si è scoperto che era uno dei seguaci dell'Apocalisse, che diceva che l'Apocalisse è giunto, andava a Međugorje. Aspetta un attimo, i seguaci dell'Apocalisse sono una fazione di Fallout New Vegas, sì. Esistono anche nella realtà. Esistono anche nella realtà. Porca puttana! E è successo, cioè, un antipetto un po' particolare. E semplicemente ha avuto questa otite, i genitori hanno chiesto a lui, ha detto no, no, gli date questi farmaci omeopatici, il bambino è peggiorato, loro continuiamo a chiedere a lui, no, espressamente non portato in ospedale, non gli date niente, così. È arrivata la sera, era incosciente dopo qualche giorno, e col cervello in fiamme, perché ovviamente gli era andata tipo insetticemia al cervello. Hanno chiamato l'ambulanza, lui è arrivato, quando è arrivato lì dell'ambulanza, il dottore nell'ambulanza, lui si è fatto passare il dottore al telefono dicendogli che non doveva assolutamente portarlo in ospedale, ma doveva curarlo a domicilio. Quello dell'ambulanza l'ha mandato a fanculo. Questo era un medico vero? Aspetta, se l'ha mandato a fanculo, lui ha chiamato la madre dicendo di impedire al dottore di dargli antibiotici. Gli hanno dati uguali perché stava morendo, hanno provato un intervento d'urgenza e purtroppo questo bimbo è morto, è andato prima in coma e poi è morto. È colpa dei dottori, ovviamente, dell'ultimo intervento. No, io la cosa più bella che ho visto è che hanno dato una colpa ai vaccini. Vaccino esavalente porta a tipo la febbre porta all'infiammazione del timpano, il timpano l'otite, infiammazione del nervo cerebrale, chirurgia, morte. Beh, veramente? Non ho particolarmente parole, mi dispiace per il bimbo, ripeto. Semplicemente, allora, il discorso è questo, perché poi ovviamente ci va di mezzo anche l'omeopatia, sembra brutto dirlo, ma l'omeopatia non è che è male, anzi, la medicina stessa, la scienza la riconosce come efficace, come efficace placebo. O per alcune malattie, che ad esempio l'asma, ad esempio, che dicevo sotto, mi ha aiutato a guarire dall'asma. L'asma spesso viene aggravato dallo stato di ansietà. Se te usi dei farmaci omeopatici, sia stesso per un effetto placebo, ti calmi e l'asma si riduce. Chiaro. Ma anche tante cose, comunque, tante cose possono essere usate. Ma le cose vere, le cose serie, no. Ma il discorso è questo, cioè, allora, se ho un po' di raffreddore, magari mi faccio una tisana, no? Sì, mi può aiutare. Se mi morde un cane e mi va in setticemia il braccio, non ci spalmo sopra un bacello. non funziona. Cioè, sono cose, ma il discorso è questo. Mentre la medicina tradizionale non vieta l'omeopatia, riconoscendole un valore di placebo e di altre cose, questi elementi qui invece vietano assolutamente la medicina tradizionale. È questo il problema, capito? Ma scusa, a livello prettamente legale, questo medico, detto tra virgolette, non ha dei rischi, non corre questo, dei... Sia il medico che la famiglia sono indagati per omicidio colposo. Ah, meno male, meno bello. Sì, però attualmente, cioè, te vai a vedere su Facebook, trovi post del padre che dice che lui e Comita aveva fatto bene. Vabbè, sì, perché ovviamente appunto tutto questo diventa un fenomeno mediatico attraverso Facebook, dove si schiereranno le due, diciamo, fazioni pro e contro, diciamo, la medicina tradizionale, che poi vogliamo ricordare a chi segue questo podcast di medicina che competitivo. Insomma, in realtà è l'unica vera medicina, perché le altre, quelle cosiddette complementari, non sono scientificamente valide. Cioè, l'omeopatia stessa non funziona veramente. L'omeopatia, funziona per le cose giuste. Cioè, per niente. Cioè, nel senso, tu prendi letteralmente un chicco di zucchero, perché non so se non sapete è sempre come viene così. Preparato. Non è sempre così, dai. Cioè, l'omeopatia può sfruttare anche cose naturali. No, quella è la fitoterapia, è un'altra cosa. L'omeopatia viene preparata nel seguente modo. Prendi una goccia di una sostanza che ti dovrebbe provocare un sintomo e che secondo l'omeopatia, più,
più che prendi quella goccia di quella sostanza lì in maniera più diluita possibile, sempre di più, e più che diventa forte per fartelo guarire quel sintomo lì. Quindi, che ne so, se sei nervoso o non riesci a dormire, prendi la caffeina, che non ha senso già di per sé come cosa, e la diluisci, e più che la diluisci, quindi meno roba c'è nella sostanza che poi ingerisci, e più è potente, quindi ha un altro controsenso. E come viene preparata questa cosa? Prendi una goccia di caffeina, la diluisci in altre, che ne so, 100 gocce di acqua, e questa è la diluizione 1CH. Poi questa cosa, questa soluzione che hai, la diluisci, ne prendi una goccia e la diluisci in un'altra, contenuto di altre 100 gocce d'acqua, e queste 2CH. Quando arrivi oltre, mi pare, 17CH, che c'è più nulla. I farmaci più potenti, diciamo omeopatici, sono quelli che hanno diluizioni altissime, tipo 30CH. Però mi pare dopo la decima, quindicesima diluizione, per la legge del numero di Avogadro, è garantito che non è più presente neanche una molecola del prodotto appunto, originale. Appunto, c'è più nulla. Non c'è più nulla, ok. Per aggiungere al rituale magico di questa cosa, tra una diluizione e l'altra, la soluzione deve essere, ora non mi ricordo esattamente il termine, ma in sostanza deve essere sbattuta sulla Bibbia, ok? O su un analogo libro sacro, per aggiungere al rituale magico. Dopodiché, questa soluzione qui, quest'acqua qui, con niente dentro, che non ti avrebbe aiutato in nessun modo comunque a guarire dall'insonnia, viene spruzzata su una pallina di zucchero, ok? Dopodiché si aspetta che l'acqua spruzzata sulla pallina di zucchero evapori, e poi la pallina di zucchero, che non ha più l'acqua, che non ha mai avuto tracce di sostanza, che non ha mai aiutato a risolvere il problema, viene venduta in pallina, appunto nel flaconcino, a circa un equivalente di 1000 euro al chilo. Questa è l'omeopatia. Sì, funziona come placebo, sì, come una zigulì. Ti prendi una zigulì e guarisci in 5 giorni dall'influenza esattamente come guariresti senza prenderla. Con la differenza è che ti sembra di curarti, per il solo fatto che ti sembra di curarti, sei te che mentalmente sopporti meglio scatini le endorfine e ti senti meglio. Ma vedi, io una cosa del genere l'ho provata, scusa, l'ho provata da piccolino. Cioè, nel senso, io da piccolino spesso soffrivo di emicrania. Però fatte comunque esami e cose del genere non è uscito fuori niente di particolare, non è uscito fuori niente che fosse che dicesse che io stavo male o che avevo dei problemi specifici, quindi secondo il dottore era di stress e niente, mia madre letteralmente mi ha iniziato a dare delle cose che non erano nulla. Io andavo da mia madre e gli dicevo, ma per piccino, comunque 6-7 anni, mamma c'ho un mal di testa, vai ti vado a prendere la pasticchina. Mia mamma mi dava una pasticchina di dolcificante. Però sì, vedi, questo è già meglio, perché l'omeopatia è utile nei casi in cui le mamme sono pazze. Perché se te dai anche delle vitamine, è nel senso che una madre molto apprensiva magari compra quintalate di vitamine da dare ai bambini, o farmaci, come c'è la prima cosa, magari quello lì sente un po' marcia raffreddore e lo riempie di antibiotici, capito? Ci sono queste mamme qui. E se gli dai l'equivalente omeopatico, non gli fai niente. Se invece anche solo gli dai tipo enormi dosi di vitamina A, gli distruggi il fegato. Sì, no, ma enormi dosi non serve un cazzo, è tutto psicologico l'effetto. Sì, no, ma ci sono, ma cioè l'omeopatia serve come effetto placebo e in questi casi qui, e basta. Il problema è che in questi casi si viene a instaurare un tipo di mentalità da setta. È proprio da setta, capito? Cioè, la madre, prima che succedesse sto casino, ci sono altre testimonianze di persone che tipo, un bimbo era stato punto da una vespa al piede, lui aveva detto di fare una serie di cose che non funzionavano, dopo 2 giorni la gamba gli stava andando in cancrena, perché gli aveva fatto infezione, l'hanno portato all'ospedale, l'hanno curato con dosi enormi di cortisone, e di alta roba, perché stava letteralmente rischiando l'amputazione. E lei poi cosa è successo? È andata da quel dottore e lui le ha impedito di portare il bambino nel suo ambulatorio, dicendo che avrebbe dovuto aspettare 6 mesi in modo che la contaminazione dell'ospedale fosse svanita da suo figlio prima di riportarlo da lui. È una mentalità proprio malata, proprio da setta, come è Scientology, capito? Sì. Mamma mia. Fa impressione, e lascia senza parole. Purtroppo io
queste cose le ho viste anch'io di persona, quindi insomma sono abbastanza, no, già non ci mio. Puoi affatto ragionare in queste persone, no. E io lo dico anch'io come esperienza personale, non proprio, è impossibile, perché qualunque prova che ti importi a favore, qualunque prova, loro la vedono come una cospirazione, e quindi se vedi qualsiasi prova come una cospirazione, come fai? È come la famosa frase su Piccione, no? Ah, no, sì, no, non provare a giocare a scacchi con Piccione. Sì, no, era contro di... con, era, sì, discutere con un cristiano. Sì, con un cristiano è come giocare a scacchi con un piccione. Aspetta, no, aspetta, andate avanti che me la ricerco. Sì. No, l'olio di a modo. No, ma comunque io non ci voglio avere niente a che fare con medici di questo tipo e persone di questo tipo. A me non me ne frega niente, possono dire cosa cazzo gli pare. Però se io mai avrò un figlio o figlia, io non voglio per nessun cazzo di motivo che ci si avvicini nemmeno a gente con questa mentalità. Però purtroppo sono nella società, e infatti ora stanno tirando fuori multe su multe per i genitori non vaccinano i figli e tutte queste cose qui, perché anche la gente fa, avete una cospirazione, negli altri paesi europei non mettono nessun obbligo per legge di vaccinare, negli altri paesi europei non sono cretini, non c'è il nostro livello di riduzione, cioè siamo al penultimo posto, il primo posto è l'Austria. Ma io non capisco, vai a vedere gli altri paesi europei dove queste cose non esistono, non ci sono, non vengono neanche considerate, vai a vedere i numeri di quanta gente è malata e quanta no, e fatti duonti. Dovrebbero essere tutti malati secondo i tuoi calcoli del cazzo. E invece no. Comunque la frase era, discutere con certe persone, in questo caso facciamo che sono quelle persone, è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo, ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui. Sì. Questa è la frase, e penso che rappresenti queste circostanze in maniera eccelsa, se devo essere sincero. Io ho paura di una cosa, cioè nel senso, io ora sono in Inghilterra, ok? Io voglio vivere, vorrei almeno invecchiare in Italia, se ci riesco. Il punto è, io ho paura di imbattermi in persone che esercitano il mestiere medico, pur essendo, apro le virgolette di quelle che non finiscono più, obiettori. Un tempo l'obiettore, no, tranquillo, si riducono. Ma un tempo l'obiettore, scusa, lo dio, poi ti lascio la parola. Ma un tempo l'obiettore era quello che obiettava la disciplina militare, obiettore di coscienza perché non c'era il servizio civile. Quindi, se te volevi dire vaffanculo, te e la tua divisa mimetica, dovevi obiettare legalmente e c'era una scappatoia legale. Per quello eri l'obiettore di coscienza, perché non potevi farlo e lo facevi uguale. E aveva rispetto. Adesso l'obiettore di coscienza è quello che obietta la logica medica di quello che dovrebbe aver studiato. Porca madonna, scusate, il podcast è mio, uno ce la metto. Comunque tranquillo, le riconosci facilmente, perché di solito sono quelli che non hanno specializzazione. Di solito sono quelli che campano poco. No, ma è selezione naturale, sinceramente. Mi dispiace per l'effetto l'effetto gregge, come si chiama. Sì, sì. Però è selezione naturale, questa gente campa meno. E mi dispiace per i loro figli, che non sono loro e dovrebbero rimetterci. È quello però il problema, cioè, nel senso, per carità, sei una creaturina che poverina ha avuto sfortuna. Per carità, si potrebbe obiettare sul fatto che potevi nascere africano e essere partorito su una mina antiuomo. Però non è comunque una cosa, cioè nel senso, morire soffrendo da piccino per negligenza di quelli che ti dovrebbero far crescere è proprio sbagliato, proprio brutto. Vabbè, scusate, mi volevo infervorare su questo. Era un argomento anche interessante di cui parlare, sinceramente. Sì, a me preme molto questo argomento. Cioè, a me questo argomento in particolare mi sta allontanando da fare video sulle bufale. Cioè, io dopo aver visto, perché comunque purtroppo essendo ne dentro e avendo parlato sempre di queste cose, io è tanto che vorrei fare un video sui vaccini. Ma lì è grosso, devi fare una serie intera. Devi fare un servizio, un video di tipo un'ora. E il problema è che io non c'ho la forza, non ce la faccio. Io vedendo ogni giorno i commenti che faccio, vedendo la stupidità e l'ignoranza, io non ce la faccio. Cioè, mi sta venendo... prendendo l'ansia mi viene. Andrea, se tu potessi essere esposto a queste cose solamente quando tu decidi di farlo, forse potresti dosartelo meglio. Non potendo... No, io è un po' così, perché bene o male io ho cancellato su Facebook tutti quelli che condividevano bufale, tutti quelli che scrivevano discorsi complottisti, tutti così. Quindi alla fine è rimasta poca gente. Però
La mia bacheca è abbastanza pulita, solo che in questi giorni è veramente uno schifo. È veramente è angosciante. Ma Cioè, per questa vicenda che mi ha descritto adesso del bimbetto? sì, ora ovviamente è questo alla ribalza, no? Quindi il problema è che non... è come trovarsi davanti a degli animali. E non è per offenderli, è proprio per come no, non sai come comportarti. Perché con una persona, se riesci ad avere un dialogo, se te hai ragione e hai le prove a favore, ci dovrebbe essere uno scambio e c'è la possibilità di creare un dialogo. Non c'è con queste persone qui. Non c'è. Questo è veramente frustrante perché ti sembra che, cioè, te parli, provi a esprimere un concetto e loro è come parlare con sgarbi. È letteralmente, sono tutti sgarbi. Non... Capra, capra, Sì, capra, urlano capra, sopra, capra. ti urlano sopra senza dire niente. Ma sai, poi la cosa interessante è che statisticamente parlando, questo il profilo medio della persona che segue questo genere di cose è una persona che non è né di quelle altamente istruite né di quelle proprio ignoranti che contadine, perché i contadini si affidano al dottore e si fidano al 100% perché è lui che sa le cose. Quelli che hanno un'istruzione, diciamo, in campo scientifico, Sanno ci che ha arrivano da ragione il soli. dottore, sì. Sanno che ha ragione il dottore perché basta guardare in un microscopio, come ho fatto io, come hanno fatto tanti altri, vedi le stesse cose, perché la cosa bella della scienza è che è vera che tu ci creda o no. Cioè, puoi anche non credere alla gravità, ma se ti butti di sotto da un palazzo non avere paura, in fondo ci arrivi. Quindi gli altri sono quelli cosiddetti, quelli laureati alla scuola di Facebook o di Sì, quelli Google. lavora presso me stesso, laureato nella scuola della vita. Queste sono le persone. Sì, sono quelli che non hanno bisogno di spiegazioni perché le cose le sanno. Quindi diciamo Senti. borghesucci, no? Anche benestanti, spesso e volentieri istruiti in, che ne so, hanno fatto l'architetto invece di fare carriere scientifiche di altro tipo. O non lo so, sono anche magari laureati, però in un ambiente completamente diverso. E quando invece si parla dei medici che promuovono l'omeopatia. Quelli sì sono medici veri, nel senso che sono laureati in medicina, lo so perché ho fatto ricerche per conto di alcuni di cui dubitavo fossero veramente medici. Comunque sono veri medici, ma non hanno una specializzazione. Al giorno d'oggi un medico senza specializzazione Ma che cazzo serve? o non guadagna un tubo, oppure può decidere di guadagnare 10.000 euro al mese semplicemente vendendo chicchi di zucchero. Questi sono furbi, Ma cioè non non li lo puoi fanno. prescrivere, non li puoi No, prescrivere a ma livello poi medico, cioè. sinceramente io lo Come dico ogni prescrivere? volta. Ogni volta dico, ragazzi, prima di portarmi a riprova del controvaccino, l'ipotesi e la tesi di un medico, abbi la decenza di vedere se quel medico è stato radiato dall'albo dei medici. Perché continua a portarmi medici da oggi. Questo ha detto questo, poi vado a fare la ricerca e vedo che è stato buttato fuori a calci in culo da qualsiasi posto. E non ha molto valore come tesi, però capisco che per loro sia troppo difficile È lo questo. stesso, com'è che si chiama? Wakefield, quello che è per la prima volta ha suggerito la possibile correlazione tra vaccini e autismo. Poi è stato radiato perché appunto ha pure confessato che aveva inventato tutto per promuovere una No, società ma lui ha detto. farmaceutica che doveva vendere dei vaccini senza Ma il lui ha coso di detto la mercurio. verità, ha ritrattato e ha confessato perché Il la potere Big forte. Pharma gli ha detto di Ah, fare. capito? Capito? Si fa presto. Cioè, è veramente stupido. Ma io allora, tempo fa mi incazzai un sacco. Fece anche un articolo su una dichiarazione di Umberto Eco. Prima è morisso, ovviamente. Umberto Eco se ne uscì dicendo che il più grande errore di internet era stato dare la libertà di parola alla Ma gli gente. ha dato internet. Sì, no, vabbè, però ora tutti possono avere un blog, tutti possono avere la propria bacheca di Facebook, tutti possono esprimere un parere e possa essere letto da centinaia e migliaia di persone. Sì, e i Prima non era così. pareri, le opinioni sono elevate di pari Cioè, passo ora ai fatti. tutti hanno lo stesso. Cioè, e lui ha detto che si doveva vietare di parlare
su internet alle persone non fossero almeno laureate. Allora, io continuo a dire che sia una cazzata è questa. Una cazzata enorme, figlia di uno che è nato negli anni Per carità, 20. E infatti all'epoca mi girarono coglioni. Però si dovrebbe capire che tutto ciò che leggiamo su internet non ha lo stesso valore detto da chiunque. Cioè, quello che dico io e quello che dice un medico non ha lo stesso valore, nonostante io abbia la libertà di dirlo, capito? Certo. E invece le persone non lo capiscono, queste persone... Cioè, tante volte discuto con queste persone e gli faccio, scusa, ma te questa cosa dove l'hai sentita? C'è questo blog. Ho fatto, sì, ma il blog lo puoi fare anche te. Non è una prova, chiaro, una cosa che è scritta su un blog. Ti ricordi quella puntata di Big Bang Theory in cui Penny va appresso a questo? Che, ah, c'ha il sito. E Leonard lo piglia per il culo dicendo, ah, c'ha un sito. Ma non è che lasciano tutti avere un sito. Allora sì. Capito, è proprio così. E invece no, perché allora, psicologicamente ha senso. L'avere un sito... dà autorità alla persona, come avere un grosso seguito. Lo sai, Paolo, perché? È il principio di riprova sociale. Sì, sì, comunque dà, cioè, dà anche l'autorità, quindi è ovvio che sia visto in questo modo. Però se inconsciamente viene interpretato in questo modo, poi ci dovrebbe essere l'intelletto e dice sì, però non prendiamo per oro colato tutto quello che cazzo leggo su internet, perché non è così, capito? E invece ora è così, ora chiunque parla e chiunque ha ragione, chiunque si sente libero di dare torto creando ipotesi su cose che ha sentito al bar. Sì, che poi ci vuole di più a smentire, diciamo, un'affermazione stupida rispetto che a dirla. No, il problema è quello, cioè la gente non ha il tempo e la voglia... la dedizione, l'intelligenza di smentire una cosa. Io lo vedevo con le bufale più innocue, io facevo cazzo di video, ho fatto 50 video sulle bufale e ogni volta facevo, ragazzi, ma porca puttana, ogni volta vi dico cercatelo su Google, cercatelo su Google, basta una ricerca, cercate il nome su Google e viene scritto bufala gigantesco. Ma non io è infatti, difficile. Quando te ti incazzi alla fine dei bufala doc, beh, ti giuro, c'è sempre quella vocina nella testa che dice, ma starà facendo comedy o ci crede davvero? Ma incazzo! Ma ti incazzi davvero? Incazzo! Il problema è che la gente non lo fa con le cose innocenti, come può essere una bufala di merda, e non lo fa con le cose importanti. L'ho letto, è vero, fine. L'ho letto dove, quando, tante cose da mettere in conto. Fa schifo la vita. Poi convincerli ovviamente è impossibile. Mi ricorda Galileo quando cercava di dire a tutti che ragazzi, io ho fatto due conti, ma qui mi risulta che sia la Terra a muoversi intorno al Sole. Guardate nel mio telescopio, e nessuno ci volle guardare. Sì, la capisco la sua frustrazione, sinceramente. Che è un po' esattamente tipo quella vignetta, come What if the Earth orbits the Sun? What if your wife orbits my dick? Cioè, è uguale. la devo ritrovare. Comunque, un po' What if your wife orbits my... Perché e c'è quella faccina triste. Tanto la trovi, mia, puoi farla vedere live. No, no, ma la posso aggiungere. No, beh, la potrei anche aggiungere nel coso. Aggiungi l'immagine. Se non mi cita pesasse la fonte. Sì, sì, perché sennò rubo i contenuti, vero? Testa di cazzo, mamma mia, mamma mia. Intanto ve la passo a voi, vabbè, così intanto. Manca del contesto. Ho fatto il video su Metal Gear, secondo o terzo, non mi ricordo quale, e inizio il video all'inizio io con la webcam, che però mostro anche la pagina di YouTube che stavo ascoltando, dove c'è un tipo che suona il pianoforte, un adattamento a piano, tutta rifatta, del tema di Metal Gear Solid. Faccio sentire un pezzettino e faccio vedere il nome del canale, tutto quanto, eccetera. Bloody mi ha commentato, come fa sempre amabilmente, faccia di serpente, la prima cosa che ha scritto è: bello che hai iniziato il video rubando contenuti altrui. Ora gli voglio un bene dell'anima, Bloody, ma là per là mi è girato il cazzo. No, perché è proprio brutto. Se sono un attimo, mi sono... mi è appena arrivata una comunicazione che una certa Misa Mao ha scritto: bel video, ti faccio i miei complimenti, ho subito provveduto a iscrivermi. Allora, probabilmente è un troll, però fammi vedere il numero di iscritti a proposito. Aspetta, questo è arrivato a te? Dove? Sulle notifiche di YouTube. Vediamo se ho un iscritto in più o se è un... Ma cos'era? Era il video uno dei video di Resident Evil, quindi? Sì. Ah, okay. O se è uno spammer. 35 iscritti, quanti ne avevo? 34?
Voglio darle non... il beneficio del dubbio. Non lo sai, però allora. Voglio darle il beneficio del dubbio. Oh. E per ora approvo questo commento. Grazie, Misamao, se ci stai ascoltando, sappi che ti voglio bene. Scrivimi dove abiti, che ti vengo a trovare. Ti do un bacio in bocca. Se vuoi la lingua, però devi pagare un extra. Non lo fare, sì. C'hai dentini. C'ha dentini. Capiamo io e te e nessun altro mai. Questa citazione ha tipo 20 anni. Se va bene. Di più, porca puttana. Fammi vedere. Misamao, tra l'altro, se sei un uomo, lascia perdere quello che ho detto finora. Dalla mail. Fermi tutti, questo è uno spettacolo? No, 19 anni. 98. Vabbè, dai, ci siamo avvicinati. Molto vicino, sì. Porca puttana, vabbè. Ok, era Fermi tutti, questo è uno spettacolo di spettacolo teatrale di Pinocchio ad opera di Ceccherini, Pace e Monni. Una delle più grandi opere d'arte, esatto, una delle più grandi opere d'arte che siano mai uscite dalla Toscana, cioè, presa la Divina Commedia, sì, ma compreso il Duomo di Pisa, quel Duomo di Firenze, tutto. Non penso siano usciti dalla Toscana il Duomo di Pisa e il Duomo di Firenze, quello sono convinto che ci sono dei toscani tipo in Canada che se l'ascoltano. Sì, esportiamo il Duomo in tutto il mondo. Sì, a piccoli pezzi. Comunque, volevo dire una cosa. Non c'entra assolutamente un cazzo, però penso l'argomento fosse esaurito. O volevate aggiungere qualcosa? No, guarda, penso di essermi sfogato abbastanza. Dimmi. Allora, aspetta. Sì, c'era una cosa che volevo dire. Prego, prego. Questa diffusione di fake news, volevo... Filodiffusione, vuol dire. Questa filodiffusione di fake news. Volevo un attimo fare il punto della situazione. Ora, da dove arrivano queste fake news? Di recente sono venuti fuori veramente degli scandali allucinanti di cui nessuno di quelli che si scandalizza facilmente parla in realtà, forse perché si sentono idioti a farlo, visto che fino a dovrebbero farlo più spesso. Prima, sì, visto che fino a qualche momento prima hanno diffuso cose tipo gli immigrati vivono in alberghi a 5 stelle. In pratica c'è una rete enorme di siti di fake news i cui nomi ricalcano nomi di testate giornalistiche famose. Per tipo esempio, il Giomale? Sì, il Corriere della Notte. Vabbè, quello è lo Sgambide. Il Fatto Quotidiano invece che Quotidiano. Quello lì è famosissimo. Si sbaglia a scrivere. In pratica questi siti sono quasi tutti della stessa persona. Hanno intervistato anche la persona che ha ammesso di insomma usarli, di averli creati apposta per diffondere bufale in modo da suscitare insomma lo scalpore delle persone e guadagnare una quantità di soldi enorme. Quindi quando queste persone che diffondono bufale lo fanno perché pensano di andare contro quelli che li fregano, in realtà stanno facendo esattamente il loro gioco, perché quelli che li fregano sono quelli che guadagnano dalla diffusione di contenuti falsi. Ma infatti, ma il discorso è questo, è che è stato reso possibile dalla stessa organizzazione vecchia e schifosa delle testate giornalistiche italiane, perché se ti vai, è come se io dicessi, voglio creare un sito in cui truffo la gente con le aste, lo chiamo eBay con la I. No, perché eBay con la I è comprato da eBay, come tutte le varianti di eBay diverse che possono nascere da errori di battitura. Sì, è vero. Sono comprate tutte. Un sito serio di informazione, Corriere della Sera, dovrebbe comprare tutte quelle che possono essere in quel modo. Purtroppo la gente non guarda neanche, perché poi sì, dà autorità a quella cosa lì, che abbiano un nome simile a una testata giornalistica, ma non si ferma neanche a quel modo, perché io tante volte mi condivido la notizia, faccio, guarda, leggi questa, e faccio, sì, scusami se non prendo troppo sul serio il sito che si chiama Stop Presunzione Viva L'Unzione, cioè, scusa, magari no. Ma il punto poi è... Sai... Dai, vai. No, finisco, stavolta è finito per davvero. No, ma non è per... Che poi il contenuto di queste fake news viene da siti esterni, appunto, come dicevo, però quando viene pubblicato su Facebook scompare tutto il contorno del sito e quindi sembrano notizie di siti validi. Sì, però nel senso fanno la ancora gente meno può... verifiche.
La gente. Ah, perché la gente è stupida. Ribadisco, la gente è stupida perché. Ora, capivo all'inizio come poteva funzionare, ma dopo 5 anni, quando leggi la notizia, incredibile, non saprai mai cosa ha fatto quest'uomo. Forse qualche dubbio dovrebbe venire, che non è una vera notizia, i giornali non scrivono le notizie così. No. E il problema è che questa cosa qui viene usata anche da persone più o meno serie. Beppe Grillo? Sì, il blog di Beppe Grillo faceva il clickbait in Lo fa continuazione. tuttora. Il blog di Beppe Grillo è la cosa più cancro che c'è. Fa clickbait in continuazione, c'entri dentro e ti vieni bombardato da pubblicità ovunque, non capisci una sega. Questo. Guadagna così. E poi faccio un po' di clickbaiting e guadagno i soldi. Ma è così, Che capito? ci fa la mamma di Liuba? È che lei fa clickbaiting. Fai il pane quotidiano. Beh, caro Beppe, se stai ascoltando questo podcast, ricordati che hai la stessa voce della mamma di Liuba. Che Caro, so che Beppe ci segue, iscrivetevi al suo canale di YouTube, ci segue. scusami, se ho capito bene, la motivazione ufficiale del perché c'è tutta questa merda sul blog di Beppe Grillo è perché è autoprodotto, quindi hanno bisogno di, no, amministrarsi, hanno bisogno dei Sì, soldi. tutti i soldi vanno al movimento che poi li utilizza per il meglio degli italiani, ma non c'è bisogno. Quando hai 2 milioni di lettori al giorno, basta un piccolo bannerino in fondo alla pagina e guadagni comunque 100.000 euro al giorno. Non c'è bisogno di fare quello schifo lì. Non c'è bisogno di fare articoli falsi su cose stupide, non vere, solo per fare attualità. Sì, Non c'è bisogno il di problema. condividere articoli di antivaccinisti, Beppe Grillo. No, in effetti quella cosa lì è grave, il fatto che lui, cioè, dice, mettiamola che aveva all'inizio quando è emerso, diciamo la verità, anche qualcosa delle idee valide e sembrava qualcuno di nuovo. In un panorama devastato italiano. A distanza di 10 anni, che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Il Io problema è che. conosco, scusa, tante persone non stupide, tante persone intelligenti, tante persone che chiamo amico che erano interessate davvero. Io purtroppo non sono mai stato interessato alla politica in generale per potermi di dichiarare sostenitore o meno. Però all'inizio anch'io ero convinto che fosse uno con delle idee nuove e tutto quanto, e poi è stata abbracciata alla falange più stupida della gente. E io vedere gli antivaccinisti associati a Grillo, ora come. Io non capisco. Veramente non capisco. Ma invece no, perché Grillo è stato un po' l'origine, perché Grillo era quello che nei comizi, nei spettacoli faceva casino dicendo che c'erano la roba schifosa all'interno dei farmaci, che ci fregavano tutti, È che ai vero. farmaci. Che è vero, che per carità l'universo della farmacia è ovvio che sono multinazionali, vogliono fare soldi, quindi spiegava come lo stesso farmaco gli cambiavano una briscia, quindi non faceva niente, lo rimettevano nel mercato 10 euro di più e poi consigliavano quel farmaco vicino a un altro perché costava di più. E E sono ovviamente cose sono vere, cose vere, però quella cosa lì non ha fatto altro che non è che ha portato le persone a informarsi prima di prendere un farmaco, ha portato le persone a credere che la medicina sia male. Questo ha Esatto. portato a credere. E basta, perché prendere il culo e fare un pochino di studio e informarsi su una cosa era troppo faticoso, quindi meglio fare discorsi così. Sì, mentre, che ne so, l'omeopata che quando entri ti sorride, ti mette la musica rilassante e poi ti chiede le cose sulla tua vita, perché poi deve costruire una terapia personalizzata in base a quanto tua mamma ti picchiava da bambino, quelli si prendono cura di te e quindi è il contrario del medico cattivo che ti prescrive il farmaco che gli è stato imposto dalla Big Pharma perché ci deve lucrare sopra. È quello che porta le persone. Appunto, alla fine sono anche in buona fede, però a farsi abbindolare in maniera così terribile. No, ma e infatti c'è una cosa simile, c'è stata, ho avuto un po' una discussione con i miei genitori perché hanno comprato un libro di questo dietologo, che poi non è un dietologo, è un biologo, però lui si spaccia per medico. Aspetta, conosco il nome, dimmi il nome che lo conosco. Non me lo ricordo, è so solamente Mozzi? che. Possibile Mozzi? No, non è Mozzi, solo è abruzzese. E non faccio nomi, che altrimenti mi arriva la denuncia. Sai, guardo, già Beppe Grillo l'ho insultato e tutto, quindi insomma. Sì, io ci ho messo anche il moccolo prima, sì, che guarda, questo podcast è quello che ci dà la croce in capo a tutti, ma vabbè. Sì, No, ma lui poi sinceramente, insulta tutti, quindi insomma. io sono dell'idea che io sono molto pragmatico, molto. Io credo un cazzo, fondamentalmente. Finché no, non me la provi, è falsa per me. Questo medico, dice questo medico, questo
biologo dice cose interessanti sulla dieta, no? Dice i carboidrati da eliminarli, no? Per fare la dieta. Qualche spunto l'ho preso anch'io per la mia dieta, ma dice cose strane, ti dice tipo mangia la pasta a colazione che non ti fa ingrassare, puoi mangiare quanti zuccheri vuoi, tanto non ti fa ingrassare, roba strana. E più che altro fa questi libri in cui chiama i suoi pazienti ciccioni, ciccioni di merda, tipo la gente va da lui in ambulatorio, la prima cosa che fa è fargli una foto, metterla su un muro e fargli vedere, dicendo vedi come sei ciccione di merda, no? E vabbè. Ok, ognuno ha i suoi metodi, anche se lui si mostra come il guru più grande, la persona più intelligente del mondo. E mi fanno, però secondo me funziona quello che dice lui, anche perché a quanto pare è il dietologo di Briatore, di gente abbastanza famosa. Mi fanno in caso, secondo me funziona perché insomma, c'ha tantissimi feedback positivi su Amazon. Sì, ma non ci vuole un cazzo avere feedback positivi su Amazon, No, gente. infatti. Cioè, con 10 euro ti fai 100 feedback positivi, eh. Esatto. E Cioè, poi se vuoi essere anche più infame, li puoi anche comprare. no, sì, appunto, dicevo quello. Guarda, non c'è bisogno, basta che insomma, la gente, ecco, che rilascia cose negative la censuri, come quei medici omeopati che continuano a presentare dei grandi casi di successo nella cura del cancro di persone che sono morte da anni, però loro li hanno curati con l'omeopatia, ma questi sono morti da anni di cancro, però Ma è un tutto lo altro studio, cancro, non eh sì, è che. no, ma semplicemente evitano di, cioè lo omettono questo piccolo particolare che loro l'hanno curati dal cancro, che poi siano morti di cancro tipo l'anno dopo perché non si sono curati è un altro discorso. Loro parlano del loro trattamento. Cioè, come fa Giucca Scasella a indovinare chi vincerà Sanremo? E c'ha, sì che c'ha la busta con. Boia Giucca Scasella, poi sono vecchio io, eh. Sì, e sì che c'ha la busta, no, firmata dal notaio. Beh, basta andare da 10 notai diversi e mettere 10 predizioni diverse. Poi infatti. quello che vince lo fai uscire fuori e dici: guarda. Qui c'era questa busta, c'era scritto questo vid dentro. Bene, allora ci avevo indovinato. È Mi è fatto facile venire in così. mente un numero di Topolino, pensa a te, in cui c'era Pippo che diventava il più grande sbufalatore, andava in giro da questi medium così e li fregava, faceva vedere, no, che erano falsi e provava che erano falsi. E c'era uno che tipo, gli faceva pescare un numero, gli diceva pensa a un numero da 1 a 100, gli diceva il numero, diceva ecco lo sapevo, e tirava fuori dal niente tipo il numero, no, tipo da una scatola. E allora lui cominciava a mettere le mani in giro e tirava fuori tutti gli altri numeri, tirava da tutte le parti della camera, no? Però quello volevo dire io, mi fa, però lui, sai, gli vanno tutti contro, fa, sì, ma se le persone gli vanno tutti contro, C'era un motivo. o il sistema è marcio e lui è il più grande portatore della verità del mondo, o forse è uno stronzo. E perché, infatti, poi guarda come funzionano le cose, il suo libro costa 30 euro su Amazon, Sì, 30. non è poco, eh. Poi nel libro c'è scritto che te puoi avere la dieta con lui, però come devi fare? Devi scaricarti l'app sul cellulare che costa altri tipo 40 euro. Porca, Sì, veramente? abbonamento, tipo 30-40 euro al mese. E perché devi farlo? Perché lui ogni 2 giorni ti deve dare la dieta nuova. Quindi se lui non te la dà ogni 2 giorni, te non lo stai seguendo, e quindi se non ne guarisci non è colpa sua, è colpa tua. Perché te non hai fatto sta cosa qui. Capito? Cioè, E è la gente proprio. come fanno a moscarsene? La gente è disperata, la gente non capisce una sega, la gente è stupida, la gente è ignorante. L'ignoranza in Italia è qualcosa di devastante. Cioè, ma su questa. Non viene insegnato affatto nel mondo, in Italia, nella scuola, come riconoscere quando ti fregano, e questo è forse un problema. Ma non penso che qui in Inghilterra la gente faccia crescendo i corsi antitruffa. No, però magari non ce n'è così bisogno in Italia, noi siamo l'Italia, siamo il paese È di Napoli, quello il allora. fa. Esatto. Allora, Paolo, attento perché in Inghilterra fino a pochi anni fa c'è stata proprio l'esplosione dell'omeopatia. Cioè, è stato uno dei sistemi sanitari che lo passava proprio l'omeopatia. Adesso finalmente si sono ravveduti da qualche anno e l'omeopatia è colata a picco, non lo passa più, insomma, il sistema sanitario.
e gli ospedali omeopatici, che sono stati appunto penso gli unici in Europa a essere stati costruiti, veri e propri ospedali omeopatici, stanno tutti chiudendo. Quindi, però un tempo veramente, tipo 10 anni fa, c'è stato il boom dell'omeopatia di quelli seri. Quindi non è salva nemmeno l'Inghilterra. Ma io, scusami, non penso che... Mi spieghi il senso di un ospedale omeopatico? Non è che tutta la medicina può essere ridotta a omeopatia. Alcune ristrette parti di essa, sì. Però non è che puoi fare le operazioni con l'omeopatia. Vedi, il tuo problema è che stai facendo un ragionamento. Sì, ho capito, ma quelli hanno costruito una struttura e fatto degli investimenti di soldi. Sì, il discorso, Paolo, alcune cose. Ti ricordi la puntata di Scrubs in cui la paziente vuole operarsi alla appendicite, però facendosi ipnotizzare invece dell'anestesia? Sì. Che c'è, lui fa intervento e fa... è lì che opera, fa, sta tutto bene, e lei apre gli occhi all'improvviso e lui fa, oh merda. Esatto, sì. Cioè, ti immagini brutto. Questa gente la utilizza, non c'è un limite, cioè la gente non dice può essere usata per certi campi, perché non lo usano dicendo ah ok, non credo che per questa cosa ci sia bisogno del farmaco, perché comunque i farmaci hanno controindicazioni, comunque vanno ad aggravare il fegato, per carità, ho raffreddore, magari non voglio prendere la tachipirina, che ne so, mi faccio un brodo caldo e forse mi passa uguale. Ok, queste persone le prendono non dicendo questo discorso, le prendono dicendo ah, sto fregando il sistema. E se freghi il sistema, te lo puoi fregare in qualunque cosa, capito? Sì, ho capito, ma il punto è che di fronte a cose tipo la morte del figlio dovresti un attimino riflettere sulla tua vita. No, è perché è una setta, poi ti vengono lì e ti dicono, vedi cosa è successo, te l'hanno ucciso loro perché io ti avevo detto di far diversamente, ma non è colpa tua, è colpa loro. E se uno ti viene lì dopo che è morto il figlio, dopo che sai che è colpa tua, ti dice non è colpa tua, è colpa del sistema, ti vuoi crederci. Esatto. È la consolazione per non avere la colpa, insomma. Esatto, cioè... veramente follia, però. Lo so, è un modo per sfruttare il lutto, sì, fa schifo, però funziona. Funziona. Pensi che lo farai mai comunque sia un servizio sulla cosa o... Non so, ci vuole tanto filo sullo stomaco per trattare queste cose. Io sinceramente ne sto avendo sempre di meno. Ma perché è l'esposizione continua, però, che non fa sì, cioè non ti fa prendere l'esposizione respiro. In casa anche io non sono vivessi da solo l'avrei già fatto. Farlo vorrebbe dire scatenare grandi casini in casa, quindi... Va bene, sta fatto che nel senso, i tuoi video su YouTube non è che li devi per forza condividere con la gente che c'è in casa, eh? La gente li vede. Ah, meno male, vuol dire che ti cano, allora. Sì, ho capito. Quindi, boh. Quindi questa puntata su due accini e sull'omofobia. Sì, no, vabbè, nel senso, io volevo parlare anche di qualcos'altro, ma è una cazzata, ma non c'entra niente, però mi sembra brutto, perché nel senso, sono cose interessanti, però, non so... ci abbiamo altro da aggiungere? No, però devo dire che mi è piaciuto questo inizio di puntata, dove appunto per una volta ci siamo discostati da noi, abbiamo parlato di problemi veri, problemi seri che affliggono la società. Ma sai, quindi... penso che sia in un certo senso anche interessante, voglio dire, noi, la gente che ci conosce per le cazzate che facciamo sui nostri canali, per la condivisione di ciò che ci piace fare, quindi condividere quello che non ci piace, o meglio, quello che ci fa stare male, perché ci crea dei problemi e ce l'abbiamo intorno e ci dobbiamo condividere, penso che sia una cosa... nuova, una cosa che non c'è stata molte volte, che comunque si addice un po' di noi, e penso che sia perfettamente in tema. Voglio dire, ti immagini se tipo, non lo so, uno normale, che cazzo ne so, Leo sta ascoltando questo podcast e all'improvviso sente tutti e tre che siamo antivaccinisti convinti e ci diamo ragione e facciamo no, in effetti Grillo, in effetti ma poi io sì. Ma che cazzo faccio? Sì, va, bellissimo sarebbe, ma guarda, te lo dovresti fare il video antivaccinista, proprio trollaggio. No, non lo dovresti fare, perché poi la gente ti piglia sul serio. No, ti immagini, diventa virale, la gente mi tipo guro questo video, ha capito, diventa tutto. Virale come tocca 200 visualizzazioni, te ti vai a ammazzare. Sì, no, cioè, poi dici, lo cancelli subito, viene ricondiviso ovunque, la gente fa una foto in quel modo. Sì, è come il video casa, come no, il video, no, del ventilatore, poi... di monitor, no? Di vabbè, lui lì. Di Zeb, poi finalmente ti invitano in televisione per fare la dichiarazione, hai gli occhi di tutto il mondo puntati addosso e te
oh, ragazzi, ma era uno scherzo. Era tutta una cazzata. E, e nonostante questo, a quel punto si sono create tipo 1007 gli scribacchiniani e tutto, no, quanto. Cioè... Pubblico, vedete, l'hanno minacciato. Dobbiamo salvare. Vedi, esattamente lì voleva arrivare. Anche di fronte a quello, negherebbero. Quello il punto. Ma poi c'è casini, veramente. Arriva gente e mi fa tipo. Ma voi lo sapevate il caso di come si chiamava quella youtuber? Porca vacca. Porca vacca, sì, me la ricordo. No, aspettate, me la devo ritrovarla. Perché ci fu un caso incredibile su questa youtuber e cominciarono a girare voci sul fatto che lei fosse rapita in realtà. aspetta un attimo, un po'. No, perché ora ve la devo spiegare, perché almeno si... Cioè, è sempre sulla stupidità della gente, ma almeno si discosta un pochino, si fa cose un pochino più leggere. Vai, ci sto, mi sembra un ottimo punto. Marina Joyce, l'avete mai sentita? No. Marina Joyce è questa youtuber che fa vlog, semplicemente, bionda, una bella ragazza anche, fa vlog in cui fa vedere cosa si veste, fa vedere casa sua, no, i trucchi, mangiare. Fa i vlog normali, insomma. Una vlogger, come tante altre. Solo che è successo, è un pochino strana, nel senso che è molto gestuale, fa sempre il gesto del cuore con le mani, batte gli occhi, è molto esagerata nei movimenti, no? Mm-hmm. E probabilmente c'ha qualche problemino, nel senso, sai, tipo tic nervosi, queste cose qui. Okay. E cosa è successo? Che dal niente, il web si è autoconvinto che lei fosse stata rapita, che i suoi video fossero stati costretti da uno, quello che l'aveva rapita, e che lei nei suoi video facesse... No, stesse cercando di far capire, sì, che era... Pensasse. No, ti prego! E allora, tipo, ogni volta che lei, tipo, faceva... batteva gli occhi, perché ci sono cose strane, tipo, lei, insomma, batteva gli occhi, poi magari, mentre registrava qualcosa, passava dietro, che cazzo ne so, magari era un dildo volante, che ne so, o c'era un chihuahua e passava, e lei lo fissava, anche un pochino intimorita, e quello, vedete, quello, chissà cosa ha tirato fuori, ora la picchia, Cioè... È bellissima sta storia. No, non era bellissima, perché è arrivata a tal punto che gente gli è andata a casa sua, ha trovato dove abitava, gli è entrata tipo in casa. Vabbè, lei gli avrà detto, no, guarda, ha dovuto chiamare la polizia per mandare via i fan, perché erano convinti. Cioè, se quella è casa sua, in che modo poteva essere rapita? E soprattutto questa cosa sarà durata dei mesi, quindi... Sì, ma è arrivata completamente al degenero, poi si è ridotta, ma lo stesso PewDiePie la prendeva per il culo, ci ha fatto video dicendo che era lui che l'aveva rapita, e che lui l'aveva insegnato a fare la youtuber, e YoTobi, ha iniziato una live... Ma questa è una youtuber di dove, scusa? È americana, mi sembra. Ok. E YouTube ha iniziato la live, è stato bellissimo perché mi ha fatto morire da ridere, iniziando la live facendo il gesto del cuore con le mani, no? E poi parlando, normalmente però ogni tanto tipo guardava fuori camera spaventatissimo. E poi tipo, alla fine ha fatto, sono rapita, aiutate, mi faceva tipo versi con la lingua, faceva un po' cretino. Cioè, sì, vabbè, però così sei stronzo perché stai comunque prendendo per il culo una che c'ha dei problemini, No, però non è prendi per il culo il caso, perché migliaia di persone ci credevano, hanno fatto un casino, petizioni online, avevo fatto partire, cioè... È diventata una cosa stranissima. La gente veramente... E non era gli avrà portato visualizzazioni, immagino, gli avrà portato movimenti. Sì, a carità, però non è la prima volta che succede una cosa del genere. Ci fu il caso tempo fa cui... internet partì al salvataggio di una ragazza rapita, perché venne diffuso questo video di questa ragazza rapita e tipo segregata, e tutti volevano ritracciarla, no? E ritrovarono tipo l'indirizzo che doveva, perché tipo da un fotogramma della finestra sembrava di vedere roba fuori, senza porsi la singola domanda che quel video lì era di 7 anni prima. E questi sono partiti al salvataggio di una che non c'è. Lì, cioè, sono niente. Quindi sono riusciti a ritrovare il posto, ma non la persona, quindi. Ma 7 anni dopo. Ma il problema. No, ma era già risolta la cosa. Ma il problema è che continuamente fanno così. Avete sentito il caso di quel barista pedofilo? Nope. Ah, sì. C'è stato in questo periodo, ora si sta un pochino riducendo, fortunatamente. Questo povero ragazzo si chiama Alfredo Mascheroni. Ha cominciato a girare in giro una bufala su Facebook con il suo profilo con scritto: questo è un pedofilo, manda foto scena così, mi aiuta a segnalarlo. Questo.
Ma era uno scherzo o cos'era? Forse uno scherzo di qualcuno che gli voleva male, forse che cazzo ne so. Solo inizia già questo. E tipo è stata letta da milioni di persone quella cosa lì. Ogni giorno lui ha ricevuto offese così, gente gli augurava di morire, migliaia di messaggi così in tutto il mondo, tutta l'Italia, no? Gente che gli è andata al bar e con le bombolette ha scritto devi morire, pedofilo di merda sui vetri. Cioè, e lui ovviamente non ha fatto niente, lui ha detto, ma che cazzo devo fare io? Cioè, ha contattato quelli delle Iene, e ovviamente le Iene hanno detto no, perché questa cosa è troppo buona, non la facciamo. È Però, chiaro. ed è esploso il mondo, questo deve far capire che quanto potere hanno le persone quando condividono una cosa, perché spesso dicono condivido una cosa, poi se non è vera pace. No, non funziona così. No, Non funziona. Se non sapete i danni che state facendo, porca puttana. a me mi sfugge in che modo si possa trovare e avere nella propria mente, nella propria psiche, la voglia di prendere da chissà dove, comprare le bombolette, mettere benzina alla macchina, andare lì e mandargli a scrivere la notte sul posto e non avere la voglia di trovare 2 minuti di merda per fare due clic e verificare se è vero o no. Questa è la cosa. È sproporzionata. Ma io so, in quei momenti ti parte il cromosoma. Ho capito, ma quel momento dura tutto il tempo dell'organizzazione e durante tutto il tempo dell'organizzazione della cosa non arrivi a mettere in dubbio la cosa, nel senso, se te ti stai impegnando tempo e soldi, la prima cosa che fai, se è un progetto tuo personale, è fammi vedere se ne vale la pena. Io penso che pensare sia più faticoso che agire a volte. Sì, sicuramente. È Però che viviamo in un mondo in cui che sembra che siamo costantemente vittime di ingiustizie. I politici fanno il cazzo che gli pare, i ladri non vengono arrestati, i omicidi fanno le pubblicità, così. E quindi quando ti viene data la possibilità di essere un eroe, di fare la differenza, di portare giustizia, lo fai. questo è un punto di vista interessante. Questo spiegherebbe perché in Italia ce ne sono così tanti. Capito, io credo sia quello, cioè è uno sfruttare l'esasperazione delle persone, però non è sano, la gente dovrebbe capire, non siamo noi che dobbiamo fare giudice e boia, questa cosa va cambiata, bisogna smettere di pensarla in questo modo. Ma è una questione di umiltà. Il problema è che di fronte a certe circostanze l'umiltà va a farti friggere perché te magari stai pensando di aver risolto qualcosa o di fare del bene al prossimo laddove tutti gli altri non gliele fanno. Quindi a quel punto, quando ti senti un eroe, quello è il momento esatto in cui la tua umiltà va a farsi fottere e saliresti sul podio per urlare al mondo la tua supposta verità trovata. Capito. Boh, non lo so, c'è tante cose che vanno a coincidere, sia il desiderio di fare la differenza, di rompere l'ingiustizia, di essere qualcuno, non lo so, che ci è stato mostrato questa cosa qui negli ultimi anni, no? Che noi siamo noi che facciamo la differenza, noi che possiamo cambiare le cose. Però è vero nelle cose positive, ma è vero anche nelle cose negative. Quindi Ci diamo sempre troppo poco credito quando facciamo le cose. Ce ne diamo sempre abbastanza poco. Poi magari te fai un post di merda perché le politici girare il cazzo e il giorno dopo si è creato un culto dietro a esso e te fai, ma. capito? No, infatti è quello che non perdono è quello, perché tante volte, tipo, sai, tante volte mi sono arrivati commenti acidissimi, offese pesanti sul canale, perché magari dicevo una cosa e non gli stava bene a quello, e io gli rispondevo per bene, e quindi facevo sì, scusa, c'ho avuto una brutta giornata. Allora, io perdono se te me lo dici a voce, dici sei uno stronzo perché ti girano i coglioni, mi succede anche a me, ovvio, ma se te lo scrivi, scrivi in atto pensato, in atto che devi averci dedicato del Se lo tempo per scrivi lo puoi farlo. togliere però. Non è, no, ma non è proprio una cosa di getto. La scrittura non può essere una cosa di getto. Fare un discorso lungo. Se te mentre scrivi, a me capita a volte, no? Che parto a fare un discorso così, poi mi rendo conto lì per lì e faccio, oh, vabbè, basta e lo No, adesso io non chiudo. sono d'accordo, Andrea. Io sono capace se mi gira il cazzo di scrivere i papiri e l'ho fatto. E Sì, ho capito. conosci anche altra gente che lo fa. Ma siete stupidi. Ma esistiamo. Questa è la Ho cosa. capito, ma non lo perdono. La scrittura è un'arte, vabbè. La scrittura è un atto conscio, non può essere un coso di impulso come l'urlo, perché o la bestemmia o l'offesa ti può venire perché sei incazzato. Se ti prendi il tempo di scrivere, vuol dire che quelle cose le pensi in qualche Secondo me, parte. scusami, io rispetto la tua opinione, ma quello che voglio dire io è che comunque sia la scrittura permette anche di fare,
pubblica ammenda, la scrittura permette di tornare sui propri passi e dire no, guarda, avevi ragione, oppure in effetti questo, cioè una volta se ti fai l'accusa in mezzo alla folla, la folla reagisce e a quel punto a parole hai fatto il danno lo stesso. Ma io, il problema è che se te vai a scrivere, se te mi mandi a fanculo nella vita reale, danno non lo fai. Se te fai un post falso, dici cazzate su internet, lo leggono migliaia di persone, puoi fare un danno enorme. Chiaro, ma lì è diffamazione, cioè, non lì è si entra nel penale cosa. Perché è diffamazione vera e propria. Sì, penale in Italia. Vabbè. Tutti fanno le di padre, perché tanto è così. Non andiamo a fare discorsi populisti, semplicemente io lo dicevo anche nella pagina dei cartoni ieri nella live, no? Dicevo, io ci tengo a far capire alle persone il potere che hanno, ci tengo, perché è una cosa che non viene mai sfruttata. Ad esempio, io vedo pagine, autori che non... ci sono i fan che dicono, ah, dovresti avere tanti a me manoscritto, dovresti avere più iscritti di quelli che hai, e cazzo, condividi i miei video. Cioè, sei te che puoi fare la differenza. La pagina di cartone aveva 500 mi piace, abbandonata da un anno, non aveva nessuna visibilità. Avevo fatto un'immagine, è stata condivisa da 13.000 persone ed è arrivata a 3.300.000 persone. Questo non è perché noi l'abbiamo fatto perché siamo una pagina, ma è il valore di ogni singola condivisione, questo. Sì, non è che l'avete dato voi il boost iniziale. Capito, per... cioè, è andata dal niente. E questo... Capita. Se ognuno fa quella cosa lì, se ognuno condivide una cosa, è esponenziale, la gente non lo capisce, questo sia nel bene che nel male, attenzione a quello che condividete, come non condividete le cose che vi fanno schifo, condividete le cose che vi piacciono, perché così date visibilità alle cose che non vi piacciono, non a quelle che vi piacciono. Condividete questo podcast, infatti, no? Non lo vede nessuno, che poi vedono 4 ore di podcast sui vaccini. Vabbè, ma nel senso, il canale mio c'ha tanta di bella roba e io, guarda, sinceramente, scusa, perdonami un attimo una deviazione, nel senso, io ho iniziato a fare sul mio canale da tipo quanto, 6 mesi, ormai qualcosa in più. Sono un attimino rotto i coglioni, ma non di fare, voglio continuare a fare perché mi fa veramente bene, però sinceramente non so come fa per portare avanti questa cosa e portare un po' di gente sul canale. Devi fare video corti, Paolo. E i miei contenuti non sono corti, che cazzo devo fare? Non ti puoi aspettare, la gente, un video, la persona ti dovrebbe conoscere, non se lo guarda un video di 30 minuti. Ma io li faccio anche i video tipo la storia di Kingdom Hearts e cose del genere, però la maggior parte sono lunghi perché la maggior parte c'hanno i contenuti. Video... devi sapere che la maggior parte dei video non richiamano nuovi iscritti, perché nessun nuovo iscritto si guarda i video lunghi, capito? Che palle la gente, però. Vabbè. Ma così, l'attenzione media, la visione media di un video su YouTube è 30 secondi. Me ne rendo conto, ma vaffanculo, cioè non c'è niente in 30 secondi, c'è saluti. Ho capito, ma che ti devo dire? Cioè, è questa la realtà. È questa la realtà che vuol dire che i miei video più elaborati durano 20 minuti e non se li vede nessuno, e poi il video che dura 20 secondi o un minuto lo vedono 10.000 persone. Questa è la realtà. Io penso che la cosa migliore da fare sia comunque andare avanti. Ti piglia al momento che ti scoraggi, ti piglia, ovviamente, te lo fai passare e continui. E comunque la storia di Kingdom Hearts, comunque... dai 13 ai 20 minuti a video, non so corti, La storia di... Quello. E comunque funzionano, secondo me, come lunghezza. Sì, ma gli è comunque, hanno fatti 3, sono andati calando tantissimo nelle visualizzazioni in maniera esponenzialmente, cioè in maniera inversa alla proporzione di impegno. Primo l'ho fatto in un pomeriggio, boom. Secondo l'ho fatto in 2 giorni, il terzo ci ho messo 2 settimane, non l'ha caso nessuno, andai in curva. Però sono quelle che hanno più probabilità di diventare virali, capito? Mi devo inventare qualcosa, comunque sia, io voglio comunque continuare a fare perché comunque mi fa bene a me, un po' è la stessa cosa che hai fatto te all'inizio, quando non ti cava nessuno, quando nessuno ti conosceva, quando non c'avevi i contenuti sul tuo canale, ti sei andato avanti dicendo mi fa bene a me. Sì, no, ma infatti fai benissimo, solo che ti spiego che io buona parte di quelli che mi hanno conosciuto non mi hanno conosciuto grazie ai miei video pensati, elaborati, mi hanno conosciuto per quei video un po' più virali che erano le bufale o il leggende, cioè poi ovviamente ne pago le conseguenze perché ora ho 6.000 iscritti e 100 visualizzazioni al video,
Però insomma, Beh, perché è cambiato un po' stile, format, e sei stato un po' discontinuo anche, magari. sì, nel senso perché io ho guadagnato iscritti in quel modo, ho fatto tanti iscritti in poco tempo in quel modo, però poi quando ho smesso di fare video in quel modo perché non erano la mia rappresentazione di quello che voglio fare, la gente mi aveva conosciuto per quei video, dice sì, però io mi ero iscritto per quello. Quindi cosa succede? O Beh, sì. punti a fare tanti iscritti, ma poi quel genere di video devi No, continuare a non lo farei mai, fare, non lo farei mai. oppure ti accontenti, fai una crescita più lenta, però di gente che poi si affeziona. E io vorrei tantissimo quello. Tanto ragazzi, domanda a tutte e due: qual è il primo video, in termine cronologico, proprio il primo video nella serie degli uploads nei vostri rispettivi canali? Vabbè, il mio primo è sicuramente quello del Signore degli Anelli. Sì, Ok, e non è il primo che tu abbia fatto? il primo ho fatto. Sì, non c'erano stati svariati tentativi di te che poi te li riguardavi e facevi no, 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 e lo Ma toglievi. era sempre lo stesso video. Era sempre Era, quello? sì, per 3 mesi ho girato e montato lo stesso video cancellandolo alla fine della giornata. Lo saprai a memoria, veramente, puoi fare il lip sync. No, ma un giorno vorrei rifarlo, comunque, un video su Signore degli Anelli ora. Chiaro. Onello, Perché quello lì fa sì. cacare, però insomma. Vabbè, so, fa cacare, secondo me no, però sicuramente non ci avrai l'aplomb di adesso. Insomma, fa cacare, qualità video di merda. Tutto ciò lo sembravo Simpson. Io poi con quei barba e capelli in quel modo. L'audio faceva schifo, insomma. Invece Bloody? Allora, io avevo un canale diverso da questo qui, Ah sì? quindi sì, ma quello dove ho caricato il mio video musicale Save Me Some Sugar, Ah sì. quello su Left 4 Dead. E il primissimo video in assoluto dovrebbe essere 6 anni fa, possibile? Vediamo un po'. Allora, questo è del 31 marzo 2011 e questo invece 16 settembre 2010. Ecco, il primissimo video del 16 settembre 2010 era un video di test dove facevo test sugli effetti speciali per la mia duplicazione nello schermo. Perché già avevo pensato al fatto che dovevo girare quel video musicale, e Ah, quindi volevo siccome vedere come si faceva. non avevo assolutamente come si dice, ne nessun collaboratore, ecco, ho fatto prima e ho imparato come si faceva a duplicarmi sullo schermo. Ah, E ok. quindi quel video lì era in realtà un piccolissimo sketch che si chiama I Gemelli. Cercatelo su YouTube, TBS Studios, tutto attaccato, TBS Perché TBS Studios, poi? perché era il nome del clan, Ah, quello che ok. avevo fondato. E il titolo del video è I Gemelli. E ci sono io che faccio l'idiota su un divano. Ma sai cosa? Sarebbe interessante in realtà farne tipo una miniserie di sketch. E prima o poi ci penserò, sai, mi è venuto in mente adesso, però in realtà è una buona idea. Dai, fallo. Quindi prima o poi ci ripenserò, anche perché adesso insomma sono un pochino più competente in materia, quindi ecco. Ok, ma è lo stesso principio per cui Andrea vorrebbe rifare quello del Signore degli Anelli. Cioè, come prime cose che te fai all'inizio, c'è quasi sempre un qualcosa che vuoi fare, che smani di farlo, e che è una cosa a cui continui a tenerci negli anni, anche quando poi le tue abilità sono migliorate. Quindi a quel punto ti sembra che la prima cosa che hai fatto non gli renda merito. Comunque, per la cronaca, il primo mio video era un tentativo di registrazione di Fraps. Di 5 anni fa, quindi è 2011-06-29, e la cosa interessante è che era un pezzettino stupidissimo di Airplane, l'aeroplano più pazzo del mondo. Non so se avete avuto la fortuna di vederlo. È un film. Ah, ok, so anche qual è perché l'ho rivisto più volte su Ah, l'hai Torrent. rivisto più volte. Infatti, vabbè, c'ha 38 visualizzazioni, però è quella. Si saranno persi? Impossibile. Stanno volando con gli strumenti. E all'improvviso si vede dentro la carlinga dell'aereo loro con sassofoni, trombe, tamburi, eccetera. Pa, 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 pa. È la cosa più scema del mondo, però mi ha fatto ridere come un imbecille. C'è qualcosa di Leslie Nielsen. Il problema è che arriva sempre secondo nella scala della comicità mondiale Dopo a composto, a. cioè Bingo. Bravissimo. Oh, Cioè, Bingo. Bingo è la più bella La battuta di scena della sempre. pallottola spuntata, loro che perquisiscono di nascosto l'ufficio del cattivo, lui apre un cassetto guardante e fa Bingo e tira fuori una tessera del Bingo. Una Cioè, cedola del Bingo. è troppo. Cioè, è
proprio bello in quel momento, che non te l'aspetti. Ma è bello perché c'è, nel senso, è tutto appunto di nascosto, con la musica tesa, eccetera, e c'è lui con la faccia seria che apre questo cassetto tutto gobbo e fa la faccia, proprio sempre da film poliziesco della serie. Ho trovato il colpevole, e tira fuori la scatola del bingo. E io mi sento male, io mi sento male tutte le volte che la vedo, troppo stupida. Cioè, proprio mi spiazza, mi spiazza, mi continua a spiazzare. E vabbè. Oh, ma la posso dire una cosa che volevo dire un'ora fa? C'entra veramente una sega, ma la voglio dire ormai, visto che siamo anche abbastanza vicini alla conclusione. Volevo dire, Andrea, di sicuro, te, Bloody, hai mai giocato Parappa the Rapper? O conosci cos'è? Ecco. Ho visto la live di Scriba. Quindi... Ah, bravissimo, bravissimo. Quindi sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Ecco, nel cercare di registrare oggi pomeriggio del materiale da mettere a video per questo podcast, mi sono fatto il giro tra le demo sulla PlayStation 4 e ho visto che c'era la demo di Parappa the Rapper Remaster. Quindi ho detto, ma insomma, l'ho visto, lo conosco, è un classico. Andiamo a vedere com'è. Ma fa veramente schifo al cazzo. È veramente una è brutto, ma soprattutto a me come musicista proprio mi offende. È impossibile andare a tempo. Io mi sono detto, sono sicuro che ci avesse dei problemi di latenza gravissimi a causa dell'hardware della PS1. Questa è la remaster. Siamo è fottuto nel cervello. Per andare a tempo, senti l'omino che dice la parola fuori tempo. Cazzo, non posso giocare così. mi urta, no? Ma mi ha dato proprio fastidio. Ecco, io ce lo metterò nel video, perché quei 7 minuti della demo l'ho giocati e ce li metto nel video, ma è veramente una merda. Cioè, io non ho capito come faccia a diventare, come abbia fatto a diventare un classico quella cosa lì, perché veramente non lo so. Te Andrea, come hai fatto a giocarci? Lo sai solo te? Cioè, ma te non l'hai visto? No, non l'ho vista. Blood l'ha visto come l'ho giocato. Come l'hai giocato? Bestemmiando. Ho giocato bestemmiando dicendo, questo gioco fa schifo, porca madonna, come è possibile giocarlo? Ma è veramente troppo difficile, perché non puoi prendere le cose a tempo. Non è fatto a tempo. Come cazzo fa la gente a giocarci? Non lo capisco. Seriamente, il modo migliore per giocarci è levarsi le cuffie. Andà solo a video. Così almeno non c'hai la cosa... Il contatore sullo schermo che ti dice perfect quando il tuo orecchio sente che sei fuori di 3 centesimi, millesimi, quelle cazzo è di secondo. O fuori, completamente. Cioè, proprio il tutorial, non riuscivo a superarlo. Ci ho fatto a superarlo. Ma il tutorial il cinese. Sì. No, ma il cinese lì che è bellina la canzone. È quella, ma anche quella dopo di lui che prende la patente. Sono carine, capito? È quella lì che ti rende tutto più fastidioso. No, non lo so, non mi urta. A me personalmente, io so 7 minuti e spiccioli. Comunque, se te la puoi ritrovare sul mio canale, se la vedi e capisci. No, me la vado a ricercare volentieri, perché ormai sono curioso. No, ma nel senso, io sono assolutamente convinto che quello sia uno dei massimi casi in cui è un gioco che ha fatto la sua fama su niente. Io non lo so su cosa l'abbia fatta la sua fama, quella cosa lì. Forse i quick time event, forse non c'era ancora Guitar Hero e quindi... Però è una merda. Veramente, vabbè, niente, volevo dire questa cosa perché sinceramente durante quei 7 minuti che potrete vedere a video prima o poi in questo video, mi è salito un nervoso che ha raggiunto quasi prima, quando si parlava dei de vaccini, guarda. Lodi. Dai, si chiude. Devo andare via. 10 minuti. Quanto siamo, scusi? Siamo a 1:40. Siamo a 1:38 in realtà. C'è tempo, anche perché... No, ragazzi, io devo chiudere fra poco perché torna mio padre, quindi insomma... No, vai tranquillo, si fa gli ultimi minuti e poi si va. Che mi sembra ci sia anche una chiamata in arrivo. Aspetta un secondo. Ah, allora... Adesso immaginatelo, Andre, lui è lì che... Sì, no, stacca i fili, è lì con un piede della... Bloody, sappi che non ti stiamo sentendo se stai parlando, eh? Perché io ho paurissima che succeda come prima adesso. No, mi senti ora? Ora sì.
Bene, mi ero dimenticato che appunto è spento il coso, quindi non mi puoi sentire. Ecco. Ma Quindi, nessuna chiamata in arrivo, non si può. Vabbè, prima. Ah, no, perché devi mettere l'effetto, giusto? Prima però l'hai messo l'effetto. benissimo. Sì, poi si è spento. Poi. Ah, ok, perfetto. Va bene, niente. Quindi. Però, secondo te è giusto parlare un attimo Scusa. del nostro. Del nostro amore. No, quello ancora non sono pronto io. No, parlare un attimo del progetto che ti avevo accennato di fare. Ah, beh, se vuoi anticipare qualcosa. Beh sì, vorrei un attimino anticipare qualcosa, semplicemente per dire che secondo me, io te l'ho già detto, voglio fare un video in cui spieghiamo per bene le origini del personaggio di Vladi e soprattutto come funziona il personaggio di Vladi. E non voglio dire altro perché come funziona è la chiave del tutto. Sì, in pratica, cari ascoltatori. Paolo aveva pensato di iniziare a condurre un'indagine molto più approfondita sul personaggio per cercare di capire meglio quali sono appunto i retroscena. E per E io ho avvicinarlo anche alla pensato, visto gente. che, esatto, io ho pensato che visto che è stato per un certo periodo mio cognato, ho pensato di dargli una mano perché lo conosco meglio probabilmente di chiunque altro, quindi. chiaro. Ma comunque, nel senso, semplicemente il fatto è che è un personaggio che mi sta molto a cuore e mi fa ridere, però immagino che dall'esterno non arrivi altrettanto, semplicemente perché è un personaggio che è nato nelle nostre chiamate di Skype la sera, si stava là a cazzeggiare, quindi nel senso Si è noi lo. presentato una sera e non se n'è andato più. Si è Cioè, manifestato, quella è non la se n'è parola andato più. giusta. Di recente se n'è andato e come. Però. Ma smettila, non ci credi nemmeno te. Comunque, nel senso, sì, facciamo un attimo questa cosa. E volevo fare un servizio quasi di stampo investigativo. E quindi c'è da creare delle prove. Insomma, c'è da creare dei servizi e delle cose. Quindi Andrea verrà interpellato anche te all'occorrenza. Andrea? Ok, va bene. Ok. Va bene, niente, quindi però non volevo dire di più di questo perché comunque non voglio spoilerare, però secondo me sarà un modo interessante per portare il personaggio, per spiegarlo un attimo questo personaggio, insomma, vedere un attimo com'è. Si fa 2 minuti di stream of consciousness che possa riassumere i temi principali di quello di cui abbiamo parlato in questo episodio? Va bene, vai, parti, ho già pronto il blocco note. Nonostante. Aspetta, però Ah, è vero, dobbiamo prima decidere l'ordine. l'ordine. Vabbè, chi è che ha caccato per ultimo? Questa era la regola di cos'era Munchkin? No, era la regola di Cards Against Humanity, lo so perché l'ho letto per la prima volta ieri. Complimentoni, complimentoni. Vabbè, quindi chi è che ha caccato Dunque, per ultimo? io l'ho fatta stamattina. Io ho perso completamente il Il lume della ragione. Flusso di coscienza. Di cosa stiamo parlando? Ah, ok, va bene. Ha caccato proprio letteralmente per ultimo. Sì, chi è che ha caccato letteralmente Ah, per ultimo? Io l'ho fatta ok. alle 2:30 di pomeriggio. No, adesso io per ultimo. Fatta ora Vabbè, mentre. allora devi iniziare te, poi Mentre io, si poi Brody. parlava, l'hai Sì, fatta. Vabbè, Bene, allora, cari ascoltatori, se poi mentre stiamo continuando a parlare adesso la fate anche voi, allora sappiate che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo per stasera. esatto, influenzare il prossimo. D'altronde se dobbiamo sparare cagate. Sì. Smettila! Smettila, poi si Facce rompe. di serpente per il sociale. Sei stitico? Ascolta questa puntata di Facce di serpente. Sì. Vabbè, quindi, Andre, io, Blody. Ma cosa bisogna fare? Bisogna fare il giochino delle parole, dai, Edito dominum. stima coaching, che senso? Blody mi ha capito e te no, ora dimmi te. Allora, va bene, Vai. ok. Venne Il. signore con la S maiuscola e Disse aperte virgolette cari, ma. sì, cari antivaccinisti. Virgola, sappiate Vabbè, che vabbè. non Potrete. mai venire Al paradiso
prendendo un sta a me farmaco. Chiamato. Sono in una brutta posizione. Chiamato così, due punti. Ci sono due volte i due punti. Sì. Aspetta, ce n'era uno che conoscevo. Non mi viene in... Apis. Sì, L'apostrofo Apis. Sì. Apis. Esiste? Lo sa sì. Andrea se esiste. Lo so, sì, che io. Apis aviaria. Punto. Punto. Sì, dai, questa era introduttiva e documentaristica. Sì, di riscaldamento. Sì. Venne il signore e disse... Cari antivaccinisti, sappiate che non potrete mai venire al paradiso. Poi, al paradiso. Venire al paradiso, sì, proprio elevata alla paradiso, sì. Ho scelto io di dire paradiso, non ci incazzavano. Sì, infatti. Venire al paradiso prendendo un farmaco chiamato così, Apis aviaria. Ecco. Quindi, anche perché tutti gli omeopati vanno all'inferno. Ovviamente, ma spero ci restino anche. Comunque, quindi... Prima, tra l'altro. Inizio io e dico, nonostante... Tutte queste persone imbecilli, io non è nonostante tutte queste persone imbecilli, io c'è una virgola. Io, nonostante tutte queste persone imbecilli, virgola, io non so. Quale? Circolo? Vizioso? Sta complicando sempre di più la vita. Le? Creature? Il mondo senso di frase. Stacci, sei uno scrittore. Ma le leggi finora, per favore. Nonostante tutte queste persone imbecilli, io non so quale circolo vizioso o le creature immonde. Ha più senso di quanto pensavo. Quali le creature immonde, quali quelle? Perché apriamo un'altra subordinata, perché è importante farlo. Aspetta. Abitanti. Sì, quelli abitanti. Quelli abitanti. Quali... No, puoi dire. Punto. Non mi ricordo più la frase. Ma io non so quale circolo vizioso le creature immonde, quali quelle abitanti. Punto. Ok. Quelle abitanti. Taormina. Credano. Contro ogni ragionevole. Abbiamo aperto un'altra, che il aspetta è complessa. Cervelletto funzioni anche come fermacarte. Punto. Okay. Ma ci fai una rilettura drammatica, per favore? Nonostante tutte queste persone imbecilli, io non so quale circolo vizioso le creature immonde, quali le... te l'ho detto. Nonostante tutte queste persone imbecilli,
Io non so quale circolo vizioso le creature immondi, quali quelle abitanti Taormina, credono contro ogni ragionevole dubbio che il cervelletto funzioni anche come fermacarte. Scusiamo con tutti gli abitanti di Taormina in questo momento, non ce l'abbiamo con loro, ma è capitato. Vai, Vladi. Vai, Vladi? Cosa? Vedi, 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 mi manca. Inizia a te, no? Orribili. Matrone sormontano curiosi curiose no no curiosi ah no curioso ok sono arrivato dopo curiosi abitacoli pestilenziali costruiti da omeopati virtuosi rileggila orribili matrone sormontano curiosi abitacoli pestilenziali costruiti da omeopati virtuosi. Guarda che è bellissima, eh? Cioè, c'è una sonorità sì, spettacolare. Infatti. È proprio meriggiare palli da sorto proprio. Esatto, sebbene... sebbene... pensassero... lucidamente due punti virgolette oh punto perché cosa, mi sembra che il climax il climax ci sia e l'abbiamo lasciato celato Allora ve la leggo in maniera poetica. Uh-huh. Anzi, per questa e per le volte successive dovrete decidere voi come dovrò leggervela. Ok, me la legge Ligabue allora. Orribili matrone sormontano curiosi abitacoli pestilenziali costruiti da omeopati virtuosi. Sebbene pensassero lucidamente vocalizzo alla fine giustamente ok e quindi dai, cioè, ultimo giretto e poi salutiamo la gente con la faccia di serpente a chi sta? A me. A te, vai. Squarterò squarterò agnelli sacrificali proprio in aspetta corrispondenza del scritto del una L sola ok sì, sì. Del Natale futuro anzi, scusami, cambio Venturo. Va bene. Gridando. Porco. Agnello. Perché lo odi proprio, ti sta proprio sul cazzo. Non ho... Sei lì col coltello in mano, con la mannaia e fai... ciac, ciac. Porco agnello, ciac, ciac. Okay. Come la devo si guarda confuso tipo.
Ah, la devi. Ma decide Andrea stavolta come la devi leggere. Allora, deve leggerla come Vasco Rossi, scusa. Ah, vabbè. Partirò gli sacrificali. Il silenzio capisce una sega, però. Perché non ci sono le vocali. Delle consonanti, perdono. Di Natale Vizzuro. Mi danno. Oh, cagnello. Siamo qui. Siamo vivi. O chiudiamo questo podcast perché mi sto un po' cagando il posto. Dai, ti tocca l'ultima frase e poi saluto. Salutami. Vabbè, ormai sono partito. Vabbè, salutami. Sto... Emerito Babbione e ricordati sempre Pacciani, punto. Scusami, no, non mi dire che non funziona. Funziona, vorresti che è Babbione, però non so. No, non è che tutto bisogna saperlo, anzi... È facilmente intuibile. Aggiungi qualcosa, anzi, leggicelo con la voce di Kirter. Allora... No, perché... è oggettivo. No, poi, è oggettivamente, salutami sto merito... salutami ste merito Babbione, ricordate sempre Pacciani. Non è assolutamente oh Kirtar, sono il babbo di Kirtar, merito Babbione, ricordati sempre Pacciani, vien via. Eccellente, siamo riusciti, se non si è offeso stavolta Kirtar, siamo diventati davvero amici. Allora guarda, se dopo questo podcast non mi chiama dopo un quarto d'ora dicendomi l'ho tolto perché vaffanculo, allora vuol dire che siamo messi bene. Ragazzi, io direi che possiamo salutare. Ciao. Yes. No, non è ancora il tuo momento. Perché infatti non era triste. Ah, è vero, scusa. Infatti, mi sembrava un po' strano. Lodi, vuoi farci sentire come saluto uno che si cade addosso? Sì, facciamo la sberta, ragazzi. Arrivederci, vi amo da morire. E spero che di là sia pronto per me un bel WC caldo e accogliente. O anche freddo, per meglio, anzi, se è freddo. Sa che meglio è freddo col caldo, è fatto. Sì, esatto. A lui piace della caldo, ci sedersi su... Non c'è niente di peggio che sedersi su una... stavo per di bacinella, su una ciambella tiepida. Insomma, quando è freddo freddo e fa l'effetto lampione con la lingua. Vabbè, ci pensi dopo quando è finito, tanto non è che c'è da star cipoino. Abbiamo deciso di finirla come abbiamo iniziato, proprio, eh. Sì, con discorsi prettamente tecnici. Assolutamente, sì. Ragazzi, grazie infinitamente di averci seguito. Se avete avuto la pazienza di arrivare fino adesso, lasciateci domande se volete, se ve ne frega qualcosa. E grazie a Bloody, grazie a Andrea, Redivivo, tornato tra di noi, e che adesso ci farà un bel saluto. Ciao.